Buonasera. Buonasera. Buonasera Pio, buonasera Hel, buonasera Salvo. Come state? Come va? Tutto a po'? Spero di avere il microfono attivo. Sì, è attivo. È attivo, quindi sono tranquilla. Mi preoccupo perché non vedo il mio bot in chat. Perché il bot non è in chat? Che succede? Astria, è nuovissimo. Nuovo De Paca, ah, eccolo il bot che si fa vedere. Buonasera, Salvo, buonasera. Come state, ragazzuoli? Tutto a posto? Come avete passato il giovedì? Oggi è giovedì, vero? Sì, dovrebbe essere giovedì. Buonasera, Simi, com'è? Com'è? Tutto a po'? Aspetta un attimo che qua stacchiamo tutte le cose. Sì, basta, notifiche che non mi interessano, grazie. Ok, a posto. Chiudiamo tutte cose, mettiamo proprio via come ti chiami. Ciao, mi chiamo Astria e sono uno streamer. Sì, sembro una ragazza, ma non è vero. In realtà non sono. Così, oggi delirio. Allora, cioè io vi chiedo come state, nessuno mi dice, tranne Hell che mi ha chiesto come che mi ha risposto e voi nessuno mi risponde, disgraziati. Io sto bene comunque, sto bene. Sono un po' rinco perché tipo siamo appena tornati a casa. Letteralmente 10 minuti fa, 20 minuti fa, una roba del genere. Sono fuori dalle 12, dici tu non è tanto. No, però abbiamo aspettato per tipo 2 ore che il mio cane ci venisse restituito dalle analisi e non ce l'hanno dato, l'hanno lasciato lì. Lo dobbiamo andare a prendere poi. Non dico queste cose a persone che ho appena visto, in che senso? E quindi niente, stasera forse durante la live o alla fine della live sapremo come sta il bugo. Avevo ragione pensando che tu eri maschio allora, che tu fossi. Un maschio. No, 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 sono una ragazza dalla nascita. Posso portarvi la mamma e il papà che ve lo conferma. Ve lo confermano. Come? Oh, cioè, se fossi un ragazzo però tanta roba. Portali, cosa? Disgraziati, vogliamo le prove. Vorrei darvi il mio passaporto per farvi vedere che è il mio biglietto coso da di nascita, però sono lontani da me, comunque fidatevi sulla fiducia. Allora, ragazzi, facciamo un change meraviglioso che è un semplice spuff. Mamma mia, che velocità di. Quante ne ho? 37 ne ho qui. Quello sull'altro sito. No, no, fate i bravi. E spero che dobbiamo attivare anche di qua che me lo stavo dimenticando. Con la H. Dimenticando con la H. Vi prego, qualcuno mi abbatta. Allora, aspetta. Oggi io delirio così, a casissimo. Ragazzi, 111esimo giorno. Figaro, 111esimo. Ma TikTok funziona? Sì, vi vedo, vi vedo. Allora, dovrei aver fatto funzionare. Chi è? Adele, grazie mille per il lobbami. Però effettivamente la notifica che spunta lì è fastidiosissima messa là. Mettiamola giù. Qui, proprio nel bel mezzo dello schermo. Ti è? 111, esatto. Ma buonasera Forchettone, buonasera Adele, buonasera Futuro Calcio, signor Inter, buonasera. Salvatore, grazie mille per il lobbami. Un bacio grandissimo anche a te, carissimo. Allora, noi siamo pronti, siamo carichi, ragazzi, giorno 111. Puff! Siamo qui senza volume, perché l'ho tolto, e infatti. Quindi prima di tutto mettiamo il volume, che qui ci serve. Ci siamo lasciati l'altro giorno. Come sta il micio? Tutto bene? Lì che guarda fuori dalla finestra. Vorrei farvi vedere in che situazione è, perché ho messo così che guarda fuori la finestra, bellissimo. Comunque, allora, siamo in questa situazione. Qui volevo fare la zona dove costruire la zona di scambio con i figli dei villager che stanno lì dentro. Ma non lo faremo, cioè, lo faremo oggi, ma non lo faremo adesso. Perché prima devo costruire tutta la spiattaforma. Che deve essere quanto lontana per non far spawnare in punti dove. Vabbè, senti, facciamo che probabilmente la continuiamo di qua e appena arriviamo in un punto decente la facciamo, la creiamo. Ciao Larry, ciao Juice, grazie per i cuori, Salvatore. Un bacio, caro. Allora, la situazione è un po'. Sì, signori, comunque la pecora è ancora lì. Che ci guarda, che ci giudica. Un po' ci odiano. Cioè. Allora. Vediamo un po' cosa dovevamo fare. Dovevamo finire tutta questa zona del co ma in realtà è già praticamente finita, non c'è altro che io possa fare qui. Ma potremmo iniziare a costruire le altre spiattaforme.
Astria, se sono sito sbagliato così però, eh. Comunque ragazzi, come state tutti quanti? Che dite? Tutto bene? Ho sentito dei brutti rumori, non mi voglio girare, però so che devo. Ok. Ma... ah, sono loro che fanno robe. Sentivo qualcuno che sparava con il... questo gesto è l'arco, per la cronaca, ma sono spuntate delle nuove berries. Andiamole a prendere. Adele, grazie per il mio preferito. Fake legge fa finta di nulla. No, no, io non leggo niente. Io vi sto lasciando delirare da soli. Per essere proprio precisi, vi sto lasciando delirare in assoluta, cioè, da soli. Non c'è bisogno del mio supporto. Mi prendo un po' di berries che ci servono per fare tutte cose. E qua dobbiamo... abbiamo capito l'altro giorno che a un certo punto dobbiamo potare la situazione, altrimenti non si fa. Quindi potiamo un po'. Poterei leggermente di più, perfetto. Così, giusto per dire, delicatamente, delicatissimi, così quando respawnano con tutte cose. Ho sentito che c'era qualcuno che invece va... ok, come a Brescia, porta di qua e pota di là. Sì, però è un altro tipo di pota questo. Grazie per tutti i cuori, Adele. Un bacio, carissima. Ciao, Barry, come va? Tutto bene? Allora, ragazzi, mettiamoci all'opera. All'opera di corsa. O di Corsica, dipende. Però effettivamente non ho fatto questi. Allora, volevo fare la nuova hall di una forma particolare. Però di forma particolare qua dentro ci entra po'... beh, oddio, in realtà un cerchio volendo qua ci sta. Che dite? Ci proviamo a fare un cerchio qui al centro dove mettere i villici? Ciao Marta, tutto bene ragazzi, tutto bene. Spero anche voi. Spero anche voi. Allora, iniziamo tirando dritto per di qua, giusto perché abbiamo bisogno di un aggancio di qualche genere alla zona che dobbiamo costruire adesso. Che vorrei in quest'area qui. Qui. Facciamo un cerchio qua. Il problema è che, come sapete bene, io non ho idea di come si facciano i cerchi. Ciao signor Porcello, com'è? Tutto a po'? Però soprattutto ragazzi, prima dobbiamo un attimo salire di qua, liberare. Così si riattiva la farm di ferro. Perfetta, io ormai ho imparato. Va benissimo Barry, non ti preoccupare. Sì Astria, quello è un cerchio. Grazie, in effetti ne avevo bisogno. Mi occupo di TikTok, ti dico. Porcello, guarda, è da un po' che non spunti qui. E quindi ricordare, se non vi vedo spesso, non me lo ricordate spesso, la mia testa fallisce. Mi dispiace, sono proprio una persona con una pessima memoria, dovreste ricordarvelo. Sono una memoria terrificante. Allora, andiamo un pochino... bro, lascia stare sto coso. Oh, e dai, io non potrei mai giocare alle Bedwars. Allora, siamo qui. Adesso qui volevo fare un cerchio. Come si fanno i cerchi? Allora, iniziamo, facciamo che iniziamo da un quadrato e poi lo tondeggiamo, che dite? Metodi punk per inventarsi i quadrati. Sì sì, ho presente quale Jacopo, però sul momento non mi ricordavo che tu fossi Porcello, cioè che Porcello fosse Jacopo. Ecco, quello intendevo. Ciao Ugo, ti chiami come il mio cane, anche se so che in realtà sei Federica. Cerca su Google lo schema. No no no, inventiamo. Vedete che palle. Fortuna che c'è quest'unico bucio di qua. Ciao Christian. Allora, link eliminato, sì, Astre, proprio. Fino non mi ricordo, ovviamente, no, Pio, non so chi tu sia. Allora, perché non si vede lo stemma? Non lo so. Che faccio? Stiamo creando un'altra zona villici, tipo questa, e tipo... oddio, quella no, però tipo quella. Però di qua, all'interno della quale io voglio creare una zona dove mettere tutti i villici che mi vendono le cose che mi servono. Di base. Si è ripigliato, perfetto, perfetto. Io non vedo i vostri stemmi, ma non so per quale motivo. Ho sbagliato fortissimo, ma per fortuna questo è in più. Ok? Poi questi giorni dobbiamo di nuovo tornare a prendere delle robe in miniera, ragazzi, perché ci serviranno altri diamanti. Ma intanto ci incantiamo l'armatura un pochino. Sto bene, Christian, ti ringrazio. Tu come stai, caro? Tutto a posto? Ok, il centro è questo qua. Io mi sto inventando la situazione, eh. Non pensate che sia sensato. Non lo è. Però me lo sto inventando. Quindi datemi atto dell'inventamento della situazione. Sì, dell'inventamento. Ciao Mentadent, non ti preoccupare. Abbiamo iniziato veramente da poco. Stiamo iniziando a cercare di fare un... questo mi sa che è meglio se lo levo. Un cerchio. Un qualche tipo di cerchio. Dammi il mio blocchetto, dammelo. Me l'ha dato? Mi ricordo. Non l'ho notato.
Io sto navigando, ma non so se sto riprendendo ciò che è mio. Bro, li ho presi? Un pochino raffreddate, mi dispiace. Comunque adesso dobbiamo fare una bella costruzione qua, cercando come sempre di non morire. Grazie per il corgi, Salvatore. Un bacio, caro, un bacione grandissimo. Spera un attimo. Ma sono capitate delle cose tipo me che mi blocco di qua. Fatemi uscire. Allora, risistemiamo. Stavamo iniziando a fare il... Non lo sappiamo cosa stiamo facendo, ma qualcosa sarà. Quindi devo fare uno di qua e, stando a come l'ho fatto lì, due così. Quindi uno di qua, uno di qua, uno di qui. Si chiude. Ecco, beh, oddio, non è cerchissimo, però... Ma potrebbe andare bene lo stesso, no? Qui ci siamo, qui ci siamo. E qui deve sporgersi e qui deve essere fatto di tre. Ok, quindi in questa maniera qua. Secondo, ragazzi. Qua si chiude, ok, qua si chiude. E qua de novo. E non Lenovo, perché quella è un'altra cosa. E noi non facciamo pubblicità. Allora, ciao Schio, come va? Tutto bene, caro? Io sto bene, sto bene. Ma ho fatto un errore? Questi sono quattro. Oh no. Non è un... Cosa ho sbagliato? Ah, niente. Va bene, l'ho fatto giusto in realtà. È giusto, è giusto. Allora, fammi vedere dall'alto. Ciao Filippo. State vedendo fighissima, grazie. Grazie mille, Fede. L'amore di impegno mi scrive Star Live. Non ti preoccupare, Schio. Non ti preoccupare, piano piano. Allora, è venuto... Non è propriamente quello che volevo, però secondo me va bene lo stesso. Potremmo ingrandirlo un pochino, perché mi sembra piccolo per adesso, e poi ce lo faccio andare bene così. Però voglio levare questo passaggio e crearlo qui, il passaggio. Qui. Di tre. Di questi tre, perfetto. Così coincide con una delle zone di là. Comunque spero, Schio, che non siano impegni terribili. Ma siano semplicemente impegni comuni, classici, tipo scuola, lavoro, cose. Allora, andiamo di qui. Ho preferito ripetere domani matematica e domani ho il compito. Mamma mia, però la matematica era una delle materie che più odiavo nella vita, però... L'ho sbagliato? No, è perfetto. Sono bravissima. Non quello... vabbè, ho cancellato quello che non dovevo. Però, nel senso, mi devo consiglio per il compito. Studia bene. Per non stare in ansia... Domani, prima del compito, non ripassare. Emily, ciao, io sto bene, ti ringrazio. Tu come stai? Tutta puà? Aspetta, gli mettiamo un po' di luce che qui non si vede niente. Impegni terribili, solo alcuni, ma... solo alcuni, ma pochi pochi. Ah, meglio, sono contenta allora, dai. Sono contenta, dai. L'importante è che almeno fra una cosa e l'altra tu riesca ad avere un po' di respiro, se no... È complicata la situazione, cioè diventa proprio pesante da affrontare tutto. Dovrei averli presi tutti quanti, perfetto, possiamo tornare di sopra. Bella, Iaco! Sono contenta, Emily, sono contenta, io tutto sommato non me se posso lamentare. Vorrei solo... Ma dai! Ma io stavo lavorando! Dov'è il letto? Dov'è il letto? Lì. Fammi dormire. Ok. Ciao, Marianna! Tutto bene, ti ringrazio, tu come stai? Ho studiato molto per questo, non ero entrato prima. Ti scrivo per dirvi il voto che ho preso, dimmi tutto. E ti prego di non fare come i furbish che mi rispondono tutto. Ora bevo un attimino, signorina Fede, mi viene da leggere Ugo, anche se so chi sei. Ragazzi di Twitch, fatemi bere tanto oggi che ho un sete incredibile. Una sete, cioè avete capito? Schio, tu sei pazzo però, eh? Ciao Diana, ciao Is. No, Easy. Sono contenta, Marianna, sono contenta. Mamma mia. Voglio avere un figlio solo per chiamarlo Gertrude. Un figlio, chiamarlo Gertrude, per carità, può essere quello che vuole. Però stiamo partendo da presupposti particolari, questo posto. Ho portato un gattino in università. Perché? Tagliati i capelli e ti piacciono come li hai tagliati? Spero di sì, se no che ansia. Tutto in me è cambiato in questo viaggio appena cominciato.
C'ho voglia di ascoltarmi le canzoni di Giorgio Vanni, ma non le posso mettere in live, sono triste. Perché avrei voluto. Qui sto allargando un po', ragazzi, perché era un po' piccolo. Non so se allargare di più. Sì, sì. Solo questo, però poi basta, perché sennò poi ci andiamo a incrociare di là e preferirei di no. In questa maniera qua. Perfetto. Papam pim papum. Però io credo che sia l'ideale fare un altro giro di qua. Almeno un altro giro di qua, in realtà. Io la canzone tutti Gami. Gami! Non la possiamo cantare tutte le volte, però, eh. Quindi, basta. C'è un errore. Never give up my dream to be a hero. Ero inguardabile, una bella tagliata a sto punto fresco d'estate. Poi domani è il mio compleanno. Mamma mia, Marianna, domani se passi in live ricordamelo che ti faccio 70.000 auguri. Ho un problema io con i cerchi. Non ti preoccupare, cuoricino, sto bene, ti ringrazio. Spero che stia bene pure tu. Stiamo costruendo cose in questo mondo meraviglioso chiamato hardcore. Eh sì, il era parte della cosa. Allora, un secondo, perché di qua c'è sé. Poi c'è sé di qua, ok. Poi c'è sé di qua e ci siamo. Poi c'è sé di qua e ci siamo. E poi c'è... c'è un'altra parte che qui non abbiamo fatto, Fallo così. Sì, ci provo a farlo in quel modo, Astri. Il problema è che non ho gli occhi, chiaramente. Sono una persona senza occhi. Sì, potevo cercare le forme su Google, ma diciamo che la mia testa mi ha anche detto nah! E quindi niente. Non fa una piega, esatto. Ma piega @astriawitch.it. Allora, mi sembra cerchioso questo cerchio. Mi serve più un'altitudine. Aiuto! Ok. Signori, cerchiamo di non spaccarci di non spaccarci. Allora, mi sembra un cerchio abbastanza cerchiante. Io non so voi, ma a me sembra corretto. Mi sembra corretto. No, no, mi sembra giusto. Ci complichiamo la vita, esatto. Ciao Julius. Certo che mi ricordo, Tommy. Molto cerchioso. Sì, sembra anche a me. Ciao, Monteangelo. Grazie mille per il follow. Allora. Piega che ho l'astria. No, ragazzi, penso che così vada bene. Penso che vada bene. Quindi sapete che famo? Va bene così. Raffaele, grazie mille per il follow. Si va... No! Io mi lancio per spaccarmi i malleoli, ma io mi dimentico la cosa principale, ovvero che noi non ce li dovremmo spaccare i malleoli, perché siamo in hardcore. E se muoro in hardcore, muoro per sempre. Silvestro, grazie mille per il follow. Blocchi in mezzo ai lati obliqui, così è più cerchio. Nah, va bene così, vai tra. Vai tra. Per adesso non li prendo quelli. Fai presidente, no. Presidente, presidente. Mi consenta. Allora, tutto in me è cambiato in questo viaggio appena cominciato. L'eroe che il mondo aspetta già, papà, papà, mamma, Hero Academia. E dai, che palle! Non so avere i piedi. Tre piatti di maiale con pancetta extra, a parte due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Tutto questo per Giulia, grazie mille per il follow, prego accomodati, ordini qualcosa da mangiare, che a bere, che pensi? Mi... Solo se mi dai un secondo che vado fuori di qui. Allora aspetta, domanda tosta. La forma di ferro funziona? Sì, ma devo staccarla e riattaccarla manualmente. Quindi, alla tua, Julie. Mico, ciao Mico, bevo anche alla tua. 5, 2 in obliquo orizzontale, 1 obliquo, 2 obliquo verticale e 5. What? Va bene, mi fido, ma va bene come l'ho fatto, dai, non importa, chi se ne frega, io sono di quelle persone che c'ha voglia di fare le cose bene, quindi lasciatemi fare le cose male. Tutto in me è cambiato, in questo viaggio ho sbagliato tutto. No, sì. Sì.
ho sbagliato. Questa andava fatta in una di fianco. Oppure metto questa una di più avanti. Sì, metto te più avanti. Chi se ne frega. Bugghiamo tutto. Chi se ne frega. Via, via, via. Shush. Shish. Va bene, anche così non è male. Ma sì, dobbiamo farla alla nostra maniera, non per forza. Alla maniera di quelli che ne sanno. Dopotutto noi non ne sappiamo mica. Quindi rompiamo quel di sotto, vada la via pure di lì e ci buttiamo di sotto. Ah, no, no, stavo per dire una cosa terribile. Non ho fissa questa canzone. Sì, no, in realtà voi dovete sapere che quando io... Ma c'è un signore lì. Voi dovete sapere che quando io costruisco per i video che poi vi posto, per la cronaca oggi non ce ne sarà uno perché essendo stata fuori tutto il giorno non ho potuto farlo. Mi ascolto Giorgio Vanni a palla. E quindi io sto lì che... Lo ascolto. Il mio cervello intanto inizia a fare... E quindi poi esco fuori così. Fuori di testa. Sono fuori di testa. Dimmi, Simi. Che succede? Come va, Regina? Tutto bene. Crisi mistica. Allora, aspetta. Che devi confessare, Simi. Da piccolo pensavo che Lady Gaga e Katy Perry fossero la stessa persona. Capirei Emily di Chanel e Katy Perry che sono la stessa persona. Ma Lady Gaga. Faye sta giocando una skyblock ma sull'acqua. Sì, tipo. Più o meno. Più o meno. Allora, aspetta. Farò la doppia con Faye dall'Australia. Ci sta. Aspetta, non faccio di qua, faccio prima di qui e poi andiamo avanti. Allora, qua sta funzionando la mia farmina che poi dobbiamo nascondere. Una water block, esatto, perché effettivamente di sky ce n'è poco. Però di water ce n'è veramente tanta. Ce n'è anche troppo. Famosissima water block, il nuovo trend di Minecraft Italia. Minecraft di Twitch Italia, Twitch in Craft Italia. Twitch in Craft mi è piaciuta però, Aspetta un attimo che... No! Mi picchia! Che vuole? Lui c'ha la cosa mia, scusami, Aspetta, stai fermo che non ho l'arma. Allora, lei, che cos'è che vuole? Se ne vada, venga, e se ne vada, venga, e se ne vada. Oh, mi dia il blocchetto. Ma guardi, lei, arriva lui. Abusivissimo e mi ruba le cose. Mi ha fatto pure mettere male il blocco. Ma vi pare? Allora, aspetta un attimo che... Ovviamente Pio parla in russo, perché se no perché? Perché parlare in lingue comuni se possiamo parlare in russo? Ci sta. Tutto mi è cambiato, questo viaggio appena cominciato. E non so altro comunque, questa è l'unica frase che so. Allora, salve. E allora, abbiamo fatto questa situazione qua. Non è che io ho già pensato come fare il trading hall interno. Quello io non lo so. Cioè, io ho pensato alla forma fuori, ma io dentro non ho idea. Cioè, io... Akinator chiede se hai un piercing alla lingua. No. Solo al naso. Al naso sì, ma alla lingua no. Allora, io alzerei. Sinceramente questi mi sembrano un po' baffini. E noi non facciamo bassi shaming. Visto che lei bacia lui, lui bacia lei, lei bacia me. Oh mio Dio. Che casini, non si è mai capito chi ha baciato chi alla fine. Allora. Ti farò uscire su quel maledetto gioco. Buona fortuna, amico. Buona fortuna. Aspetta che qua c'era roba. Ah, perché... Ma qui non l'abbiamo fatto sott'acqua? Qua c'è il blocchettino mio. No, l'abbiamo fatto. Però non abbiamo preso i blocchetti. Va bene. Dai che è di nuovo notte. Ma scusa, quando è successo che è quasi ora di dormire di nuovo? Ma ci arriviamo subito così al... Sei di nuovo inceppata? Sì, ho più di 26 anni, Mikko. Sì. Però io non posso campare con una farm di ferro che funziona a fasi alterne. Cioè, allora... Never give up my dream to be a hero. Non ne ho idea, Jules. Ma do quanto ne abbiamo fatto di ferro. Vabbè, va bene, va benissimo così. L'eroe che il mondo aspetta già, papà. Ma Hero Academy, papà. Sì, ce l'ho, amico, ce l'ho. In realtà ne ho tre, no, due. Posso dormire? Fammi dormire. Sta serpentina un domani la sistemeremo. Soprattutto perché non può partire da qui. Ma non saprei da dove farla partire questa serpentina a questo punto. Perché di qua non può funzionare la cosa. E neanche di là. Mi sa che quest'idea finirà.
A me come tatuaggio, sì, Astria Love. Se tu guardi bene qui, c'è scritto Te quiero Astria. Cosa c'è sotto quell'arco di foglie? Quale arco di foglie? Questo qui, Juice? Questo qua o quello lì? Di quale stiamo parlando? Ah, pensavo, vedi. Free Astria. No, c'è scritto qui dietro, c'è scritto Astria Editor. Non moriranno mai queste cose. Rebby! Ciao carissima, com'è? Com'è? Tutta pua? Il primo che ha indicato questo? Perché qua sotto c'è la farm di cibo. Ci sono loro che stanno farmando il cibo, direi che era evidente. E poi c'è qui dietro la farm di villagers. No, Mikko, sono di Palermo. Sono di Palermo, però sono mezza catanese, quindi volendo ci sta. Oddio, un quarto catanese, tipo. Sì, è venuta benino, è venuta benino. Sono soddisfatta di come è uscita questa. Forza Palermo! Allora, io devo capire qui come la dobbiamo fare la copertura. E questo è un problema. Potremmo farla a cerchi, sempre più grandi, tipo di là, però di qua. Tipo qui lo solleverei di un altro ancora. Beh, però devo salire io per farlo sollevare di più. Giusto per dare un po' di ideas. Pensavo fossi romana. No, proprio no. Proprio no. Cioè, potrei anche parlare un po' alla romana, però no. Never give up my dream to be a hero. L'eroe del mondo aspetta già, pa. Perché sembra buio se non lo è. Allora, io vedo che lì c'è un gatto. Io vorrei farmelo amico perché un domani mi servirà una farm di creeper. Ho visto un gatto anche qui, o me lo sono sognato? Forse me lo sono sognato. Vorrei farmi amico ormicio. Quindi, ce dobbiamo fare amico ormicio. Però, per farci l'amico ermicio, mi serve. Dov'è? Eccola. Mi serve a fishing rod. Perché dobbiamo stare 2 minuti a pescare. Perché se non peschiamo, non pesciamo. E se non pesciamo, non prendiamo quel gatto immobile lì disperatissimo. Ma a me serve pescare. Sotto la pioggia, che situazione romantica. Sì, però quagliamo qui, eh. Possiamo stare qui 2 ore, non mi interessa. Prima o poi avrò uno o due pesci per farmi amico il gatto. Never give up my dream of being a hero. Sì, Mikko, mi piace. Il micio è lì che aspetta almeno 3 pesci prima di andare, yeah. Aridaglie però 40 minuti per un caspita di coso. Sì. Ora arriva un creeper e esplodiamo. Ti prego, ti prego. Non dovrebbe. Che singhiozzi. Non dovrebbe poter succedere. Non dovrebbe. Le pecore no, i gatti sì. Ma in che senso, Adele? Non ho capito. Perfetto, ne abbiamo tre. Never give up my dream to be a hero. Sì, Mikko. Ti piace il merluzzo? Bra, ti piace il merluzzo, te? Yes! Yes! Alessandro, chiaramente sei tu quello ad avere qualche problema qui, non la gente che segue me. Lei stia lì. Visto che non capisco che problema io abbia. Però sarei curiosa di saperlo, Alessandro. Perché la gente dovrebbe avere dei problemi a seguirmi? Sono proprio curiosa di sapere per quale motivo. La prego, mi dica. La invito a dirmi tutto ciò che pensa. In che senso i fusilli? Se parli di siciliano il gatto arriva, ma in che senso? Adele ha già fatto piazza pulita. Do! Io certe volte con sta gente ci vorrei davvero parlare per capire che problemi hanno per non avere una vita. Ma regà, ma i fusilli in che senso? Cioè, da dove spuntano sti fusilli? Scusate. Ma di che stiamo parlando? Dato che ho fatto un po' di luce. Sì, no, ma nel senso, mi sta chiedendo. Cioè, se hai i fusilli. Ma in che senso? Per una volta che non aspetto, voleva dialogarci. Sì.
Sì, guarda, Fede, io non capisco che succede con i fusilli, però c'è qualcuno che ne sta parlando, io vorrei capire a che pro. Ma che fusilli, fusilli d'Egitto? Allora, fatemi fare le mie robe. Abbiamo quasi finito lo spruff. Questo è un problema. Ma io non avevo messo qui delle luci. Vabbè, senti, gliele rimetto perché mi sembra che ci sia del buio. È vero che non può spawnare nulla, ma io preferirei evitare i rischi. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Tutto quanto per Ale Twitch Red, grazie mille per il follow. Prego, accomodati, ordinati pure qualcosa da mangiare e a bere, ci penso io. Ma che fusilli, meglio le mezze maniche. Queste? Never give up my dream to be a hero. Sì, però Rebby, così non va, io stavo qui facendo i fatti miei, tu me lo scrivi. Stavolta era colpa di Rebby. Francesco, grazie per il follow. Mi esce Anna di WGF. La questione è che sei cringe e noiosa. Beh, c'è della gente che pensa che io non lo sia. Probabilmente a questo punto penso che quello con qualche problema sia tu, caro mio. Ciao. Cioè, addirittura sei venuto, Ale. Su, per carità, io ti volevo che tu mi parlassi, però al punto che arrivi su Twitch solo per dire una sciocchezza. Cioè, GG. Dov'è qua che non mi clicca le cose? Te. Stavamo dicendo. Premio genio dell'anno va proprio a lui. Esattamente, ragazzi. Ma poi cosa ho di cringe non si capisce. Francesco, grazie per il follow. Hai mai avuto i capelli rossi? Sì. Sì, no, Rebby, mi fai del male però così, eh. Cioè, mi fai del male fisico. Gente che è stupida dovrebbe vincere un Oscar. No, no, non si merita neanche l'Oscar. Si merita di essere ignorata. Ma io vorrei anche dormire qui, quindi mi porto il letto di là. Mi fai del male, Rebby. Io speravo che tu mi volessi bene. Invece mi odi sotto sotto. Di la verità, mamma. Never give up my dream to be a hero. Allora, facciamo così. E così. No, giuro, sì, sì, fidati di me. No, ma infatti quello che io non capisco è perché venire in live solo per insultare quando potete fare tutt'altro. Tipo darvi all'ippica. Ciao, Hel, non ti preoccupare. Se fossi cringe a noi piacesse. Beh, magari vi piace il cringe, rispettabile. A parte che io non capisco cosa ho di cringe, ma comunque. Cioè, voglio dire. De gustibus non... De gustibus. De gustibus non est disputandum. Dicevano. Credo. Porti sempre lo smalto. Ultimamente sì, ma non credo che sia... Cioè, non è un mio tratto distintivo. Fei filosofa, sì, sempre. Io non sono filosofa, io sono la filosofia. Allora, lì sopra farei così. Ma... Ah, ops, quello l'ho sbagliato a mettere. Amico? Tutto in me è cambiato in questo viaggio appena cominciato. Alessandro, la canto per 18 ore se sei qui con noi. 18 ore di fila solo per darti fastidio, amore mio. Un bacio. Proprio se la voce è sempre più alta te la canto. Ne ho 29, Marco. Ichika, grazie mille per il follow. Marco, grazie per il follow. Stavamo dicendo. Se mi ispirate io poi vado giù di pesantissima e vi canto tutte le canzoni di Giorgio Vanni. Caspita, tutte ve le canto. Fake chiamo i suoi fan fuffolini. What the fuck? Never give up my dream to be a hero. L'eroe che il mondo aspetta già, pa 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 pa. Ma Hero Academia, pa 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 pa. Comunque niente, io così. Ma io vorrei dormire. Vabbè, non possiamo. Comunque raga, veramente, più venite a insultarmi più io peggioro, non avete capito?
Da adesso io rispondo così. Mi dice che sono cringe e io cringio. Ma male, male, malissimo, sempre peggio. Solo per dare fastidio. Ciao Pontino, tutto bene? Ti ringrazio, tu come stai? Da dove esce sta canzone? È una canzone di Gio Giovanni su My Hero Academia. Non chiedere, non, l'ho trovata su come si chiama. Devo provare più volte così mi uscirei ufficialmente. Vai Mico, prova. Grazie Pontino per il follow. Io sono Gami, o no? Federica si è trasformata in Yugami. Che succede? Allora, giochi anche ad altri giochi? No, per adesso no. Posso dormire forse ora? Sì. Lui te lo può confermare, siete la stessa persona, mio Dio. L'ho trovata su come si chiama. In che senso, Rebby? Su Spotf. Tu sei quello che tua madre ha cercato di abortire, vero Alessandro? Scusate, divento violenta a un certo punto, bro. Ci avrei 12 anni, ma 12 anni ce li avrei veramente sprecati, amico bello. Ma proprio sprecati, gioia. Sto diventando aggressiva, così, a caso. A caso, a caso. Bevo, Mico, sempre. Ah, ma io mi diverto tanto. Voi non avete capito, ragazzi. Io sono molto in mood. Ditemi quello che volete. Quello che volete. Ma se avete la maturità mentale di un cucchiaino, non avete dove andare. Che stavamo dicendo? Scusate, oggi c'è un po' di... Sono molto di buon umore. E questo va contro le persone che ce l'hanno con me. A caso, visto che non hai una vita abbastanza da rompere le balle a me. No, no, ma lascialo, lascialo, Adele. Oggi sono in vena di rispondere, ti giuro. Sono proprio in vena. Sono molto in vena. Voglio un po' di spice quest'oggi. Non sono abbastanza nervosa, no? Non ho potuto arrabbiarmi con quelli che si sono tenuti il mio cane, quindi me la prendo con voi. Faccio biscotti pelati, ne vuoi uno? No, grazie. Me la devo segnare, quella del cucchino, vai. Faye and New Rapper. Sono cresciuta a pane e caparezza, va bene lo stesso? Simi. Mamma mia, Faye, cosa sei? Boom! Aggressiva oggi, aggressiva. Raffaele, grazie per il love, ami. In che senso l'hanno preso a giocare? No, nel senso che l'abbiamo portato a fare delle analisi. E al momento è ancora lì. Non ce l'hanno fatto portare a casa perché non avevano finito. E io sono un po' indignata però, perché ce l'hanno detto dopo 40 minuti che stavamo lì ad aspettare come dei pirli. Amico, ma tu sarai cresciuto a pane scorregge, ma di che stiamo parlando, Alessandro? Ma ti prego. Ma a parte è cresciuto, mi sa che te ancora stai qui, eh. Sei ancora in fase di crescita. Oddio, crescita. Valla a chiamar crescita. Allora, padre, mio padre, mio zio, mia cugina, dai, eh. Così almeno poi sta bene. Più o meno, puntino. Ci stiamo lavorando. Luca, grazie mille per il lovami. Allora, qui lo lasciamo diverso. Lo facciamo con questa parte più in su. Così, perfetto. E piano. Cucchino fa più cose di noi. Va in bocca alle persone, si lava, mangia anche lui. In che senso? Vedi, fai un uomo, in che senso? Ah, rido, piango, non lo so neanche più, guarda. Buonasera, Luca, buonasera. Com'è questo arco? Ma in realtà forse ho sbagliato? O lo facciamo così, aperto sui quattro lati e... A incrocio. Sì, proviamo a farlo così. Vediamo se ci riesce. Che dite? Lei può tutto. Io posso fare quello che voglio. Grande Mico, grazie mille. Sei proprio impegnatissimo su questa roba, eh. Allora, aspetta un attimo che qua facciamo gli ultimi. Ci fermiamo un attimo e andiamo a prendere. Intanto mangiamo perché ci abbiamo fame nella vita. Ciao Joelle. Ciao Gabriel. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Che dite, andiamo a rompere questa povera accetta? Ah, ti sto umiliando, esci che le prendi e basta. Diglielo, puntino, diglielo. Distrutto. Ve l'ho detto, ragazzi, sono presa bene oggi, non potete farmi niente. Sono impenetrabile, tipo Achille. Così, proprio, citando a caso un Masseo qualunque. Mamma mia, Gabriel, quanta gente. Chiara, Martina, Andrea, Francesca, ciao! Prendiamo un po' di bloquini.
Piano, Rebby, piano, non spammare la stessa frase. Fai la brava, fai la brava. Si vede che non lo accetti visto che lo distruggi. Esattamente, Joelle. Esattamente. Ah, mi piace essere così, di buon umore a caso. È troppo divertente, sì, lo vedo. Cosa stai facendo? Sto, in questo momento sto prendendo le cose da un albero, qua, il legno di un abete lunghissimo, altissimo. Dopodiché stiamo costruendo l'area dove portare i villici con i leggi a fare schifo. No, cioè... Dobbiamo incantare un pochino la nostra armatura, quindi ho bisogno di una zona dove tenere i villici che hanno i propri cosi. Signora, lei mi spaventa. Che hanno i... Avete capito, regà, non mi viene in mente, non so parlare più. Quelli dei libri, ecco, grazie, per favore, sono arrivata all'epifania alla fine. Ciao, Alessandro. Gli scambi, esattamente, Joel, esattamente. Prendiamo un po' di roba qua. Facciamo... No, aspetta, quelli non mi servono. Ma sai che forse... Ah no, aspetta. Joelle, grazie mille per il lovami. Un bacio, ciao Sì, Regi, esatto, Beatrice. Ciao, cara. Right. Ciao, simpatico. Olè. Dai che oggi, ragazzi, si beve... forte e senza pietà. Tutto bene, Beatrice, tutto bene, ti ringrazio. Allora, direi di iniziare a fare il bordo sotto prima di tutto, ma... No, 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 no! I need you! Fermo, fermo! Perché non vuoi amarmi? Aspetta. Tutto bene, Beatrice, ti ringrazio, e tu? Dovrebbe metterlo come sound, oh mio Dio. Oramai tutti per Hero. È vero. Ora d'ora in poi quando spunta salvo faccio Never give up my dream to be a hero. Dirò che il mondo aspetta già. Oggi sono diventato te spargendo la mia casa su Minecraft di foglie. Esatto. La forma di di pesca l'abbiamo già smantellata in realtà. Non ci serve più. Ci riproveremo in un altro momento, magari FK. Vedo se ne trovo qualcuna che funziona in un altro salvataggio. Quello probabilmente utilizziamo quello... Come si chiama? Non mi viene in mente come si chiama. In quello in creativa. Vedo se riesco a trovare una farm di pesca che funzioni. Se la trovo la prendiamo, la facciamo. Sbagliato. Vabbè, senti, magari l'ultimo pesce... Dove va? Dove va? Ascende! Vieni qui! Vieni! Fermi! Vieni, vieni, bimbo, vieni qui. Vieni dalla mamma, vieni. Gioia, vieni. No, no! Ho aperto il mobile e mi sono tirato in faccia. Che male. Ma come, Adele, attenta. Gatto, aspetta. Io posso amarti, vieni qui. Vabbè, cagare, allora. Io che pensavo alla frutta fame, ma anche se... Ma c'è quanti gatti? Ah, perché caspita, da lì ne arriveranno 40 milioni poi. Io devo solo sperare che non spuntino qua dentro i gatti, perché sennò vola via tutto, vola. Vola via tutto. Chiamo nel siciliano che arrivo. In che senso arriva cosa? Cosa deve arrivare, Astria? Astria, cosa deve arrivare? Allora, servono intanto le foglie. Dove le ho messe le foglie? Non ne abbiamo... Non ne abbiamo... Lo devo chiamare in siciliano. Aspetta che ci vado. Attaruni? Non ne vai già? No, no, dai. No, no, cerchiamo di essere cringe a livelli normali. Però non esageriamo. Più che altro perché poi cringio così tanto che mi sento male pure io. Meglio di no, meglio di no. Ah, aspetta qua. Ciao Filippo. Prendiamo tutte robe. Prendi tutte robe. Non è che c'è mica un pss che mi arriva qua sulla faccia e mi fa pss. L'eroe che il mondo aspetta già, sì, ragazzi, della lingua siciliana lo sapevo, ma a me non lo fa. Ci ho già provato tempo fa in live e non ce l'ho. Prendi tutte cose.
Non ho prese tante in realtà, ma forse ci bastano. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Per Alessandro Zucchini, un altro Alessandro, sarà lo stesso di prima? Prego, accomodati, ora di pure qualcosa da mangiare, chi a bere se mi dai un fecondino ci penso io. Cos'è la vita senza cringe? Senza cringe stai vivendo davvero? La risposta è no. Un po' di cringe nella vita è necessario, è dopo. Comunque, benvenuto Alessandro. Vediamo il tuo mondo senza le shaders, va bene? Volete? Volete vedere il mio mondo senza le shaders, ragazzi? Facciamo lo switch? Ditemi voi, volete lo switch o no? Missioni di Minecraft secondo me è impossibile. Non le ho completate mai tutte quante. Dite di sì, allora, ok. Andiamo in cima. In cima, in cima, in cima alla torre. Qua sopra, che poi non è una torre, era una citazione la mia, ma questa non è comunque una torre. Leviamo le shaders. Don, don, barabim, barabum, boom. Madonna, come si carica in fretta adesso? Vabbè, è normale. Come si fa a vedere la chat in uno schermo? In che senso, Alessandro, una chat in uno schermo? Allora, è brutto, però è sempre bello, ragazzi. Cioè, nel senso, è brutto perché la grafica di Minecraft non è bella. Ma è comunque bellino. Cioè, adesso non stiamo a far disco. È diversissimo, ma è sempre bellino. Ma perché è Minecraft che è brutto? Lì stanno dormendo tutti, tranne me, che sono l'unica cosa rimasta sveglia ormai. Cioè, nel senso, ragazzi, tranquilli, è nella norma di Minecraft. È brutto perché è brutto Minecraft. Se volete, giochiamo così oggi. I colori sono troppo morti, confermo. Se volete, giochiamo così oggi. Solo con la grafica base di Minecraft, soffrendo un po'. Rebby sì, funziona se io la faccio funzionare. No, ok, anche no, nessuno vuole. Va bene, la odiate tutti, allora rimettiamo. Rimettiamo le shaders. Ragazzi, intanto vai di tap tap sullo schermo. Ok, ah, molto meglio, buongiorno, bentornati. Ah, il mio motion blur mi mancava. Stai pagando però la cam, non Minecraft. In che senso, Rebby? Non ho capito. Alessandro, grazie per il follow. Bentornato, ma non eri andato via? Che è successo? Hai cambiato idea? Il siciliano sì, però. Ma non ce l'ho il siciliano, guarda, spè. A meno che non mi spunti adesso, ma la volta scorsa, vi giuro, l'avevo cercato e non ci stava. Aspetta, la S dobbiamo scendere. Catala! Uè, catala! No, aspetta, scusa. Sicilia, vedete, non c'è. Cioè, slovensica, slovenscina, somali, skip. Stai laggando? No, no, non stavo laggando. Ah no, se dice la cam, sì, se la cam, sì. Ma quello non dipende dal... È OBS che mi fa laggare la cam e non so perché. No, vedete, non so dove... Aspetta, ma qui c'è il lombardo. Dov'è il siculo? Dov'è il siculo? Ho trovato il lombardo... Devo trovare il siculo. Perché c'è Suomi qua sopra? Cioè c'è il lombardo e non c'è il siculo. Non avete capito niente. Io voglio il siculo. Fermi. Ora li leggo tutti. Qui c'è il Veneto. Il Veneto, scusami. E però dov'è il siculo? Non mi prendete in giro. Non giocate con i miei sentimenti. Ma scusate, perché ci sono quelle e non c'è... Dov'è il siculo? Dov'è? Non lo vedo. Non è giusto però così, eh. Cioè, il gioco sa che io sono sicula e quindi non mi dà il siculo? Beh, potrei anche prendere il... Potremmo anche cambiare nella lingua dei pirati, eh. Io me la collo, però nel senso... Dai, non c'è... No, Francesco, non c'è Alessio, ci abbiamo già guardato. Vedi, non c'è. Cioè, slovensina, quello, tutti tranne il siculo. Siculo siciliano, ma comunque non c'è.
Andiamo al creatore di Minecraft e diciamo aggiungi il siculo. No, ma c'è il siculo, è solo che non c'è da me. Cioè, è nel mio salvataggio che non c'è il siculo. Ma che senso ha? Perché io non ho il siculo? Che vuol dire? Perché io sono in infame? C'è l'occitano dell'Occitania. Perché non c'è? C'è la lingua di Malta, della Malesia, di non so che luogo. E non c'è il mio. Che senso ha? Però c'è il lombardo. E fa morire che ci sia il lombardo. No, niente, ragazzi, è sicuro da me non c'è, io non so. No, no, non li proviamo, ragazzi, non li proviamo. Avremmo provato il siculo se ci fosse stato, ma non c'è, quindi niente. 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 Ciao, TikToker. Va benissimo, Filippo, non ti preoccupare, vadi, vadi. Sicura che non ci sia il siculo? Sì. No, 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 solo quello volevo provare, ragazzi, solo quello. Allora, stavamo qua a costruire. Sì, stavamo prendendo queste. Per poi prendere, ho sbagliato, queste. E iniziare a metterle a chi? Papim, papam, papi. E patapam, perfetto. Ho più in alto. Alessandro, sei venuto a spammarti? Domanda così, a bruciapelo. Va bene, Sebi? Va bene, vai. Ma non lo so. L'hai scritto un secondo fa. Non è carino che tu lo scrivi, comunque. Allora, facciamo di qua. No, 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 no. Ah, non ce l'ho però, aspetta, la rifacciamo al volo. Così, questo lo prendiamo, ok. Caffè cosa? Alessandro, mi devi pagare, in che senso? Che succede? Non è corretto. Ah, giustamente, mancherebbe anche il romano, è vero. A meno che non sono cieca e non l'ho visto, in realtà c'è, ma non mi era parso. Effettivamente... mancava anche quello. Ok. Per iscrivervi. What? Che sta succedendo? Allora, stavamo dicendo di... devo fare degli altri di questi. Sprussami. Ok. Torniamo di qua. Non era... te il caffè, era Alessandro, se lo vuoi te lo mando con piacere. Non ho capito. Mi perdo tantissimo. Che sto costruendo? Questa zona sarà quella dove metteremo i villici con i libri. Quelli con le G. Ci dobbiamo fare qui praticamente una specie di trading hall, dove ce li ho tutti quanti i vicini vicini. E non devo scappare in giro per tutto quanto il mondo per fare i miei scambi. Sostanzialmente questo. Allora, va bene così, anche se qui ci si può passare, I don't care, tanto ci passo solo io. Però effettivamente qua pure si può fare sta roba, giusto? Sì, e non mi aveva dato problemi, va bene, perfetto. Allora, fatto questo, devo levarmi queste foglie dalle mani e devo capire come fare le arche dell'alleanza, vabbè, avete capito. Allora, io direi di iniziare da quello che non l'ho fatto, in effetti. Aspetta un attimo, dovrei avere tutto quello che mi serve. No, mi mancano queste, perfetto. Ora sì, adesso saliamo di qua. 1, 2, 3 e ci siamo. Sali di qui, questo va lì, perfetto. Di qua e di là. Non mi ricordo come ho fatto... ah no, sì, sì, questo l'ho fatto molto semplice in questa maniera qua. Poi, così, devo scendere con molta attenzione qua. Ho fatto un errore, ma adesso lo sistemiamo. Così, perché poi qui era così e questo non era fatto in questo modo qua. Dammelo! Se l'è tenuto. Ciao amicone, grazie mille per il follow. Ma, salivo di più? Allora, no, devo... aspetta, sì. Era di qua e poi si saliva. I miei malleoli. Oh, malleoli. Allora, altri di questi, per favore, che mi servono. Perfetto. Mi chiamo Fei, amicone. Ordine in arrivo.
3 piatti di maiale con pancetta extra a parte, 2 assaggini con formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Nivov, non è... il Sid non è lì. Aspetta, Nivov, perché non li ho aggiornati qui, Sid. Aspetta. Secondo che te lo do. E questo qui è il nuovo Sid. Nivov, grazie per il follow comunque. Prego, accomodatelo, di qualcosa da mangiare che bere ci penso io. Devo aggiornarlo quello dell'hardcore, perché quello che c'è scritto lì non è quello di questa hardcore, è di quello, precedente. Che mi sono dimenticata di sistemarlo. Allora, ma se io facessi dal basso perché mi scoccio a tornare su, sbaglierei, perché effettivamente devo tornare su comunque. Ah, il mio nome, il mio nome. Il mio naso, devo dire, ho sbagliato. Ok. Sento qualcuno che soffre a un certo punto, ma non riesco a capire da dove arriva questo rumore. Ok, vado qua sopra. Perfetto. Ciao Dusen. Come va, tutto bene? Ragazzi, tap tap sullo schermo, mi raccomando. Arriviamo a 10k. E siamo qui. Adesso. Teoricamente potremmo tirare per dritto o tirare a cercare di tondeggiare. Ma non lo so, non lo so. Tondeggiamo la situa o la tiriamo dritta per dritta? Fai vedere un attimo qua quanto sta funzionando, che per fortuna oggi, stando qui vicino, questo dovrebbe andare abbastanza veloce. Però non è il massimo perché è piccolina la farm, quindi ci sta che non produca troppo. Ho proprio il naso che prude da morire quest'oggi. Sarà il nervosismo? Chi lo sa. Tutto è possibile. Allora, direi di fare da qui. Tondeggiamo, no? È tutto nuovo. In che senso, Dusen? Abbiamo costruito un botto di roba in queste 2 settimane. Allora, devo salire di qua. Per fare qui che sale. Fatemi riflettere. Allora, intanto voglio fare un pochino più di scale e un pochino più di... queste, perfetto, un'altra ancora. Ok. A che giorno sei? 115. 115, Pierre. O Pierre. Non so, dipende dai punti di vista. Allora, devo salire di qua. Mangiare al volo anche, per favore. Mangia, mangia. Grandi ragazzi, siamo arrivati ai 10k. Possiamo arrivare anche ai 15. Io mi fido di voi. Ti prude il naso perché la reazione del corpo del fatto che non c'è sicuro su Minecraft. No, è forse il nervosismo per vedere il cane, in realtà. Dobbiamo essere proprio sinceri. Vediamo un po'. No. Andiamo di qua. Allora. Facciamo così. E iniziamo a salire in questa maniera qua. Grazie mille, Luca. Allora, fammi scendere un attimo che ricontrollo. Anche tua madre, amicone. Anche tua madre. Da che film e serie TV hai preso il sound delle iscrizioni su Twitch? È la follia dell'imperatore. Non voglio... No, non mi piace come viene così, perché viene strano, secondo me. Viene strano. No, no. Non mi piace. Adesso lo leviamo e rimettiamo tu. Scusami, però. Non abbiamo... No, mi sa che non le abbiamo. Le come maledizioni si chiamano, aspetta. Ne abbiamo una, porca vacca. Fede, compiti degli esteri. Grande Gabriel, grande, grandissimo proprio. Le foglie dell'imperatore, sì. Sì, quello lì. Saliamo di sopra, leviamo tutto. Ok. Metti via, perché non mi è piaciuto come lo stavo facendo. Facciamo... Non lo so come fare in realtà. Aspetta, potremmo fare tipo... Qui lo facciamo più in alto e togliamo quello di sotto. Però dall'altra parte, perché di qua non me lo fa fare. In questa maniera qua. E di qua saliamo di nuovo su. In questo modo. Fatemi vedere da... Aia, porca vacca. Fai vedere come viene da
Boh, tipo qui? Eh sì, fammi salire però, che caspita. Allora, no, è terribile. È abbastanza terribile. No, non mi piace. Non mi piace. Ok, leviamo di nuovo. E ci riproviamo. Dobbiamo trovare un modo di... cioè, il modo di fare qua. Sali. Ok, leviamo di qui. E di qui. Di qua. E di qua. Fino a qui in realtà lascerei anche... no. Levo questo e metto questa. Torniamo qua sopra e scendiamo. Quando vedo lo specchio non è terribile, non mi piace. No, no, Simi, ma che dici? Non dirti queste cose, caro, non farlo. Non c'è proprio motivo. Allora, torniamo di qua. Dobbiamo cercare di capire come sbolognarci sto problema, perché... che fastidio. In effetti lo scalino potremmo farlo iniziare direttamente da lì, però poi rischia di diventare troppo alto. In che senso, Hell? In che senso? Che devi fare? Dimmi direttamente, così poi ti dico io, eventualmente, se... se mi arrabbio oppure no. Dimmi cosa volevi fare. Lo scopriamo subito. Allora, top secret. Però manco così è giusto, eh? Cioè, magari ti scrivo in privato. Va bene, tieniti i tuoi segreti. Proviamo così, cercando di stare larghi, perché non voglio salire troppo in fretta. Vediamo da sotto come viene. Piano! Per fortuna che sono in... in come si chiama qua, in... in diamante. No, da qui si vede male. Bah, no, vi devo dire. Vi devo dire, non mi fa così tanto schifo. Non mi fa così tanto schifo, possiamo procedere. Allora, facciamone ancora un'altra decina. No, forse un po' di più, sì. Ok, e facciamo con 30 di questi... i gradini, perché me ne serviranno un botto, e con gli altri le lastre, perfetto, e con 5 di questi questa roba qua, perfettissimo. Facciamo così, questi li mettiamo via, no, anzi li lasciamo lì un secondo. La proposta di matrimonio, la madò. no, niente proposte. Che palle però, eh. So fare manco un salto di due, non so fare. Allora, ritorniamo su. Dobbiamo togliere questi due. Perfetto. Di qua, poi dobbiamo fare 1 e 2, 3 e 4 e poi si sale. Ok. Di nuovo così. Così. Stavo per cliccare le cose sbagliate. Ok, siamo arrivati a questo punto qua. Allora, vediamo quanto vicino arrivo. Mi sa che è proprio l'ultimo punto. Sì. A questo punto possiamo fare così. In questa maniera. Al massimo facciamo così per alzarlo leggermente di più. E ci buttiamo in acqua, perché così scendiamo più in fretta. E andiamo a vedere come l'ho risolta. Grazie mille, simpatico. Un bacio grandissimo, caro, grandissimo. Ciao Andre, come va? Tutto bene? Ma vi devo dire. Vi devo dire, non mi dispiace. Non mi dispiace affatto. Fattibile. Ciao Egeofeuz. Tutto bene anch'io, Andre, tutto bene anch'io. Allora, non sarà la cosa più bella del mondo, però ci può stare. Diciamo che un tetto un po' diverso dal mio solito, va bene così. Problema è con questo come lo facciamo unire adesso.
perché non voglio fare una cosa verticale dritta per dritto, ma effettivamente potrei anche non fare nulla. Sono contenta che ti piaccia, Feuz. Allora, mangiamo un attimo, togliamo queste stalattiti qua terribili e risistemiamo la situazione. Leva di qua, leva. Perfetto. Ogni quanto fai la tinta? Allora, in realtà io di solito la faccio ogni 2-3 settimane. Il problema è che questa volta la tinta mi è arrivata oggi, dopo un mese da che l'ho comprata. Quindi domani faccio la tinta. Allora, questa serpentina la sto odiando, è proprio in mezzo alle balle. Allora, cerchiamo di ragionare adesso su come proseguire, perché non so se voglio unirlo. Ma è abete? Sì, è sempre abete. Non so se incrociare questa parte base con quella dall'altra parte e fare una specie di piccola zona lì sopra, oppure no, da computer, Andrè. Cioè, tipo fare qua sotto una piccola zona che si ricollega con questa, in modo che il tetto di questa zona sia quello lì e sotto si incroci con quella parte là. Ma è un casino se lo faccio. È un casino. Però non è un casino impossibile. È un casino possibile. Io lo lascerei così, dice Simi. Potrei lasciarlo così, ma non mi convince lasciato così. Questo è il problema. Vediamo un attimino. Facciamone qualcuno di più. Se io... Il problema è che io non ho le impalcature, quindi devo fare di continuo sali e scendi. Sta cosa, vi giuro, mi fa diventare pazza. Allora, vediamo un po'. Se io facessi una cosa di questo tipo e scendo fino a... Toh, fino a dove sono adesso. Ciao, simpatico. Arriviamo qua. Fai e chiudo così. E faccio proprio una piattaformina che al momento la facciamo con l'abete. Di questo tipo, su tutti e quattro i lati. Che poi facciamo tipo una sorta di scala verso di qua, una sorta di scala verso di là. Sapete che potrebbe non essere male? Potrebbe non essere male. Però la sto facendo del materiale sbagliato. Devo farla almeno con la piattaforma di quercia, perché se no troppo uguale ci incasiniamo. Però secondo me funziona, ragazzi. Cioè può non è che funziona, ma può funzionare. Ciao Rixi, come va? Tutto bene? Dov'è? Qua erano. Quindi di questo tipo qua. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Non così, tutto questo per salamino. GG. Prego, accomodati, ora di porre qualcosa da mangiare, che se mi dai un secondo a bere ci penso io. Devo fare... Ah no, ho sbagliato, non devo fare qui, devo sporgere di un altro in realtà. Quello deve stare là, però... Sì, devo fare a questa altezza qua. Ok. Andare un attimo di là. Aspetta un attimo. Dicevo, alla tua, salamino. No, no, non li ho mai cambiati gli alert. Un po' mi dispiace che tu abbia poca gente che ti guarda in questa maniera, ma resti di più. Non ti preoccupare, Andre, non ti preoccupare. Sono sempre dell'idea, meglio pochi ma buoni. Non importa. Ora bevo, dammi solo un secondo. Qui, essendoci stesi in questa maniera, dobbiamo fare così. Poi dobbiamo fare in piano. Devo riuscire a cliccare lì. Perfetto. Adesso devo riuscire a cliccare qui. Ok, possiamo scendere e capire un attimo. Dimmi, Rixin. Salamino, ma stava parlando con me, TikToker. Stava parlando con me. Bevo hell. Forse avevo già bevuto prima, però nel dubbio bevo di nuovo.
Che succede, ragazzi? Che succe? Allora, in questa maniera qua, ho prenotato che c'è un errore. Aspetta un attimo che salgo di nuovo. Ok. Ah, qua c'è un blocco mio che non so come ci è arrivato, va bene. Così, ah ok, perfetto, in questa maniera qua. Ok, ci siamo. Ma infatti non stiamo capendo, TikToker, siamo un po'... Non ho capito che è successo. Dimmi, Rixin, dimmi tutto. Ok. Grazie, Toker. Allora, con questa piattaformina qua, sulla quale potremmo... In realtà avrei dovuto metterci forse della luce. Pensandoci, forse della luce poteva essere un'ottima idea. Forse, però, è così. Forse poteva essere una buona idea, però ormai è troppo tardi. Fatemi mangiare un attimo. Questa cosa la potrei ricollegare solo dalla parte centrale a questo punto qua. E stessa cosa dalla parte opposta. Sopra metterci il letto. No, 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 mi devo lanciare verso il vuoto, se no ogni volta... Semplicemente così. Cioè di fare questa specie di zona di qua, zona di là. Che palle, devo finire in acqua sempre, devo finire. Salamino, scusami, ma che succede? Che ti ha fatto, TikToker? Cioè, esattamente cosa sta succedendo? Rendici partecipe. Allora, fatemi vedere un attimo da su. Da più su. Intanto bagno ci sta. Sì, no, sì, certo, ci mancherebbe. Allora. Certo, col fatto che sia buio non è il massimo, però volendo devo metterci una luce assolutamente là dentro, anche perché è una slab alta lì. Ci può spawnare qualcosa, quindi per sì e per no, sapete che si fa? Oggi dormo lontano da qua. Nel non voler tornare lassù subito subito, ci mettiamo a dormire in questo punto qua, accanto al gatto. Ok? Ci mettiamo a posto qui. Ah, belli tranquilli. Ah, perfetto. Il gatto rimane... che palle. Vabbè, rimane lì. Torniamo lì da dove si sale. Ok, eccoci qua. Rimettiamo il letto al suo punto. Ma Salamino non ti ha letteralmente detto niente, TikToker. Non parlava con te, parlava con me prima. Quindi non capisco perché tu ce l'abbia con lui. Cioè, non ti ha mai parlato. Sei stato tu il primo a parlare con lui. Per questo siamo tutti confusi. Cioè, solo per questo, eh. Rixine, non mi scrivere in maiuscolo. Ti ho risposto prima, ti ho detto dimmi e tu non mi hai risposto. Ma non mi scrivere in maiuscolo, va contro le mie regole. Servo tutorial per una torre fatta bene, dipende lo stile, dipende tante cose, eh. Cioè, come ti serve questa torre? Che tipo di torre? Che tipo di torre? Di che stile? Che cosa effettivamente non riesci a fare? Eli, ma io sono sempre qui. Io sono tipo sempre qui, Eli. Tetto a punta medievale. Allora, tutorial non ne faccio sulle costruzioni, ora come ora, Rixin. Però, eventualmente vediamo se... Riesco a fare qualcosa per una torre medievale nei prossimi giorni. Posso provarci. Anzi, sai che c'è? Facciamo così. Ma Eli, io sono letteralmente sempre qui. Me lo sto scrivendo comunque, eh? Ecco qua. Me lo sono scritto, Rixin, così se riesco a farla te la... Salamino non ti sta parlando, TikToker, non ti ha mai parlato. Sei stato tu il primo a scrivere a lui. Perché non mi ascolta? No, allora ragazzi, però chiariamo la cosa, io non costruisco cose grandi. Cioè, non è il mio stile costruire cose grandi, io costruisco cose... Belle, è un altro discorso. Quindi tipo la fabbrica di Willy Wonka io non ve la costruisco. Cioè più che altro perché non è il mio stile. Magari possiamo provare in futuro, quando avrò tempo, a fare quelle robe lì. Ma
Non è propriamente il mio stile costruire quelle robe lì. Puoi proporlo a Lollo quando tornerà nel mood di costruire cose enormi. Non riesco a fare questa torre, mannaggia. Lo so, Rixin. È complicato fare ste robe. Mi sei legato il garage a casa che io sono riuscito a seguirti. Caspita il garage. Hai sistemato? E nome con un caratteri che purtroppo il mio computer non legge. Buonasera anche a te. Cose piccole e carine, cioè graziose. No, allora, non è che sono piccole. Le costruisco anche le cose grandi, ma non le costruisco enormi. Cioè, dipende il punto di vista. Costruisco cose giustamente grandi. Cioè, dimensioni contenute. Ah, caspita, è vero, il disastro in Romagna. E niente, raga, non ce la faccio io con la testa. Aragosta, nessuno dei due, io non seguo il calcio. Fai una specie di piramide più alta, mettici lava e poi acqua. Ah sì, quella può essere un'ottima idea per iniziare. Salamino, non scrivere in maiuscolo, per favore. Allora, fatemi riflettere, che ancora qua siamo a nulla, dobbiamo ancora portare tutte le persone. Sì, Rixin, puoi mandarmelo il video su come si chiama. Fai pure, fai pure. Allora, vorrei... Però sai che forse non lo voglio fare? Forse non lo voglio unire, ragazzi, sapete? Forse non lo unisco. Devo prendere qualche altra foglia prima. Devo prendere qualche altra foglia, o forse ho delle idee. Mamma mia, Ellie, mi dispiace. Ma quindi adesso sei bloccata in una città dove lavori? Il più basso di questi, porca la pupazza. Ma perché mi sembra che, tipo, Salamino, tu non stia ascoltando quello che ti dico? È mezz'ora che ti parlo e tu non mi parli, non mi rispondi, ti caghi gli altri, ma scusami. Non ho juice, ma infatti il bambù ce l'ho, ne ho tantissimo, non ho le stringhe. E sono quelle il mio problema, non il bambù ce l'ho. Fai confusa, io sì, confusa dalla vita proprio. Ma infatti poi quando sarà possibile mi spacco violentemente di impalcature, perché mi mancano, ragazzi, mi mancano da morire, sono stracomode. Poi per una che costruisce tantissimo come me, caspita, le impalcature sono la vita. Ok. Confusissima comunque. Mi sa che ti ha mutato. Sì, probabilmente sì, sapete. Sì, no, ma infatti se continua... Provvediamo, non è un problema. Noi non è che ci facciamo problemi a mandare a quel paesis le persone, voglio dire. Ora, secondino. Intanto continuiamo a prendere un po' di roba qua. Più che altro voglio capire, oggi che cosa è successo? Tutti i troll sono rimasti a casa da scuola? Cioè, tutti? Sì, infatti, se vedi che continua, sai cosa fare. Ok, possiamo andare giù a raccogliere tutto. Piano, piano. Lo sapete che io certe volte sono troppo buona. Do prima una seconda, una terza possibilità, poi dopo un po' però basta, eh. Allora, vediamo un po'. Togliamo qua. Allora, aspetta, li ho presi tutti? No, ce n'è ancora. Prendo tutte le foglie che possono servire. Anche perché adesso quello che dobbiamo fare è 90% foglie e poi tutto il resto. Ok. Non c'è altro? Preso tutto? E però che palle! Ho lasciato un blocchetto volante. Ah, che giorno sono? Aspetta, ragazzi, 117. Salamino, non è che ce l'abbiamo con noi, è che io ti parlo e tu non mi caghi. E TikToker non ti ha detto niente. Cioè, io... Se hai problemi di persecuzione, è un altro paio di maniche, ma purtroppo non è questo il luogo dove risolverli, questi problemi.
Rixin, va bene, lo guardo dopo la live. Cioè, ora non è che siamo in... No, sì, Milan, non farti domande, non ti preoccupare. Rebby non ci sta ascoltando, è una di quelle persone che non ascolta, quindi... Non importa in che lingua tu parli, non ti caga. Allora. Quindi dobbiamo partire da qui. Volevo fare una situazione incredibile, però la situazione incredibile non è facile. Meglio non chiedere, no, infatti io non... Meglio non farsi domande, certi ca... Ma che fai? Meglio non farsi domande, stavo dicendo. Allora, qua... Ok... Una roba di questo tipo, però, leverei gli eccessi. Perfetto. Ok. Sono al punto sbagliato, ma forse la possiamo fare lo stesso. Devo fare così per forza di cose. Aspetta un attimo. Ok. No. Che crisi, no, da qui non riesco a farlo bene. Devo andare su. Devo proprio salire da di là. Ovviamente la casa deve essere con le foglie, se non è di fei. No, assolutamente, io sono la queen delle foglie. Tutto mi si può dire, ma questo è proprio il mio titolo. Va benissimo, Salamino, è stato un piacere averti con noi. Mi sono rotta le scatole pure io. Quindi, sai cosa devi fare, El, sì. Insiste a non ascoltare, o meglio non gliene frega di ascoltare, e allora ascolterà il suono del ban. D'altro canto si chiama Salamino e, come tutti ben sappiamo, i salamini Beretta spariscono in fretta. Never give up my dream to be a hero. Io così oggi. Allora, l'abbiamo fatto, sì. Sì, va bene così. Fatemi vedere. Qui non voglio appesantirlo troppo, sapete? Però voglio mettere delle foglie anche da lì che piovono verso l'interno. Descrizione in bio, qui in foglie. Sì, nessuno costruisce con le foglie come faccio io. Nel senso che nessuno ce ne mette così tante. In tutti i mondi. Yes. Yes. Allora, possiamo già dormire? No. Vorrei però. Ok, grande. Adesso, iniziate a pensare, ragazzi, a come potremmo bloccare i villici in quest'area. Perché non ci ho pensato. Cioè, ho fatto l'area, ma non ho pensato a come bloccare i villici, quindi beh. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà. E porteremo i doni per il lutto a tua mamma. Ops. Poi un tuffo nel mare. Oggi sono wild, scusatemi, completamente random. Allora, così. Giusto? Sì, mi sembra giusto. Il minacciamento di morte. Il minacciamento di morte, sì. Il village da dove li prende? Il village... Ho là dietro... Là dietro c'è una... Una come si chiama? C'è una farm di villici. Oh, beato cielo, Tony, ma tutti i giorni tu arrivi sempre con tutte quelle emoticon. Mi spieghi cosa significano? Ti prego, spiegami. Ho sbagliato. Basta, mi sono rotta le balle. Ti prego, spiegami. Niente, come niente? Le metti per il meme? È semplicemente una stanza con tanti letti, TikToker. Non è, ti giuro, è soltanto quello. Rixi, che vuol dire per sbaglio hai fatto esplodere la torre dei pillager? Come hai fatto a farlo per sbaglio? Come è successo per sbaglio? Farsi riconoscere. Può essere, può essere. Ok, così, e questa se ne va, perfetto. Adesso togliamo tutta sta roba. No, 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 Tony, no, no. Più che altro era semplicemente una cosa che ogni volta te lo chiedevo ma non mi hai mai risposto. Io mi è rimasto il dubbio. Volevo capire tutto qui. Era solo per capire. Continuiamo a spawnare. Non trovo lo spawn. Ma che senso, Rixin? Come è successa questa cosa?
Sonno, scrivimi tu in privato. E oggi quella giornata? Spiegherebbe perché tutte le persone più cringe che conosco sono uscite fuori. Era ieri? Azz. Non te ne andare, Tony! Non te ne andare, Tony! Resta con Noni. È tornata Marianna. Qua stiamo facendo delle situe incredibili. Se dico sta cosa sei tristissima. In che senso? Che cosa tipo? Rixin, no, non per forza. Non necessariamente. Fate spawn perché non trovo lo spawn dei pillager. Ma in che senso? Allora, non mi serviva il PC per giocare mentre tu sei in live. No, peccato però. Ha risolto? Spero che tu abbia risolto. Ma ho fatto un errore? No, è giusto, ok. Qua. E quindi anche di là. Never gave up my dream to be a hero. Allora, vorrei... Dove averlo tolto la maggiore... No! TikToker, sei un affafino! Affafino di magioni! Ma scherzi! Non si fanno queste cose! Vergogna! Sciagura a te! Non sono triste, sono delusa! Come puoi, alla queen della magione! Oggi quindi tutto io, eh? Piromane, sì, è piromania pura questa. Vergogna. Io non l'ho mai più ritrovata, vabbè però. Perdere la magione è un conto, ma darle fuoco di proposito. Adesso la torre non esiste più. Siete dei pazzi piromani tutti quanti, comunque, eh? Non vi si può lasciare niente che rompete tutto, disgraziati. Ho sbagliato. Ok. Puff. Ok, questo via. Ok, così. Devo andare di sopra però adesso per fare questa parte. Stavo per cadere. Fortissimo. Ok. Boom, boom. Quella di sotto si leva, perfetto. Fino a qua tutta qua. Leviamo sta roba. Sto distruggendo la magione che ho trovato ieri. Bravissima Marianna. Noi nella serie principale stiamo facendo la stessa cosa, nella serie vanilla. Quella che per adesso è in pausa perché sto facendo l'hardcore. Ma appena muoio nell'hardcore ci torno. L'ho finita di ristrutturare e sto semplicemente addobbando le varie stanze che ho svuotato adesso. Oggi Twitch ha deciso di farmi scrivere 17 anni nella mia vita. Perché? Che ha fatto? Il maledetto che ha fatto? Allora, comunque, così non è male. Secondo me esagerare non serve. No, non dappertutto quantomeno. Aspetta un attimo. Saliamo qua. Fatemi vedere un attimo com'è la situazione a conti fatti. Ma sapete che è carino? Cioè, anche così semplice mi sembra abbastanza carino. Cosa dite? Farla tipo Hogwarts. Buona fortuna, Marianna. Hai scelto un progetto molto impegnativo. Sto cercando di fare un paio di torri per ricollegarle e abbellire con il bioma che ho sotto casa dove spawnano gli axolotl. Impegnativa anche questa come costruzione, Rixin. Però ci sta. Molto figo. Molto, molto figo. Buona fortuna comunque, Marianna. Mi raccomando, se ti va di condividere con me i tuoi progressi, io li guarderei molto volentieri. Qualora tu volessi, tipo, mandarmeli su Instagram, per esempio. Sarei molto curiosa di vedere come... cosa fai. Che così... Dovrei fare lì sopra, però. Che palle, devo sempre fare pillar. Ok. E quello lo mettiamo via. Ed è caduto lì sotto quando sono salita, porca pazza. Ok. Questo ovviamente, ragazzi, vale anche per voi. Se avete delle costruzioni particolari che volete mostrarmi, io le voglio vedere volentieri. Se volete anche suggerimenti, aiuti, consigli, liberi. Liberissimi di scrivermi quando volete. Su Instagram, però, perché è l'unico punto dove potete raggiungermi più facilmente, ecco.
No, non volevo metterla qui, volevo metterlo qui, perfetto. In una torre penso di fare una panoramica con una forma di cibo, bellissimo. Grazie mille, Marianna. Ciao, Joji! Come va, cara? Come va? Tutto bene? Allora, facciamo la stessa cosa di qua. In questa maniera, sì. Qua, e scendiamo. E scendiamo pure di qua. Adesso saliamo di lì. Mi sembra che sono anche sotto server di Telegram. È possibile. Se sei passata da Twitch è possibile. E io al momento non mi ricordo tutte le persone che sono su quel server. Quindi penso che potenzialmente sì. Mi ricorda qualcosa. Quindi penso di sì. Allora, qua non ci posso attaccare nulla. Sto impazzendo, Rebby, non penso di riuscire a sopravvivere nel non sparare una bestia. Che succede? Infatti, fammi dire, è andato tutto a fuoco. Sono un pirata e sto cercando di fare un po' di... Ok. Non va, si bug ogni 2 minuti. Ma che strano, Simi. Hai provato ad aggiornare? C'è qualcosa che non sta funzionando. Allora, ragazzi, dobbiamo fare qua dentro la situazione. Eh? TikToker? Non è una cosa... C'è un problema, TikToker. Qualcosa non funziona bene, TikToker. Qualcosa non sta funzionando bene. Allora, aspetta, ho un'idea. Facciamo anche così sto giro. E lo facciamo un po' più... No, sai che qui no? Allora, qui no, però qui sì. In modo che dalle parti dove rischiano di andare via non possono uscire, ma dalle parti dove non rischiano di andare giù non vanno giù, effettivamente. Però effettivamente c'era anche questa parte qua che potevo concludere in questo modo, ma non l'avevo fatto. Ok, in questa maniera qua. Oh, preferisco... Preferisco ammazzare il tempo, preferisco sparare cazzate, preferisco far esplodere un amore, una moda, preferisco morire d'amore, preferisco caricare la roulette. In questo modo qui, ah, vedi che già mi piace di più. Ah, bellissimo, sembrano tanti piccoli alberelli. Sì, l'ho letto, TikToker, l'ho letto. L'ho letto, l'ho letto. Molto carino, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. I like it. E per likearlo un filo di più, facciamo così. Voi dite, che cosa avrà fatto? La terapia l'ha mai presa in considerazione? Simi! Cattivissimo, Simi! Cattivissimo! Allora, andiamo a prendere un attimino un po' di farina d'ossa, che tanto lì sta farmando bestia. Ciao, Micio! Mi raccomando, a te non finire in acqua, per favore. Allora, ce ne sono 8, perfetto. Andiamo a dormire al volo. Ok, gatto, mi seguiresti, per favore? Gatto, venga. Venga, gatto, perfetto. Stia qui, che qui è più sicuro per lei. Allora, andiamo a dormire. Qua la luce al momento c'è. Se dormiamo abbastanza in fretta non succede niente, non moriremo. La terapia di gruppo, what? Allora, e fino a qua ci siamo. Perfetto. Volevo mettere queste. Mi servono le cesoie vicine. Ok. E abbiamo preso 8 di queste, perfetto. In questo modo possiamo fare così. Non me l'ha attaccata lì, perfetto. Così. E con le cesoie impedire loro di allungarsi e crescere a dismisura. Queste qua, appena potremo, ne andiamo a fare di più. Cioè le andiamo a fare diventare luminose. Però ci serve dell'altro bone meal. La sala comune dei serpe verde, bellissimo, Marianna. Bellissimo. Mi serve questo da qualche parte? No. Vado a metterlo su. Metto lì, a caso. Grandissima. Tra l'altro lo dici proprio una serpe verde, Marianna. Quindi, GG. Veramente GG. Allora, la costruzione c'è. Ora, dobbiamo pensare a come bloccare i tizi che mi devono vendere le cose. Come li blocchiamo? Mm.
Potresti fare una foto? Ma qui stai lavorando se riesce? No, non ho capito, Rixin, non ho capito. Adele, non mi conosci bene, non mi conosci. Ma io ti dico solo che proprio qua dietro c'è la S del mio cuore. Vabbè ragazzi, i Serpeverde non sono tutti quanti degli infami, non è per cosa, è una convinzione sbagliata. Ci tengo a difendere la mia gente. Allora, mettiamo via cibo che stiamo per morire di fame, fatemi mangiare al volo. Perfetto. Ok, allora, come facciamo la zona con i villici? Potenzialmente, dato dobbiamo pensare a dove mettere i villici e quanti metterne di villici. Ci etichettano come cattivi. Vorrei ricordare a tutti quanti che Coda Liscia era un Grifondoro. Che Allock, o Allock, dipende dalla traduzione, era un corvo nero ed era comunque un grande strozzo. Comunque, Rixin, se vuoi mi metto ferma in un attimino e fai la foto tu. Perché a me viene male farti la foto, purtroppo. Posso fare... mettermi qua? Fare una cosa incredibile, ovvero levare lo scudo. E tipo... se vuoi fare la foto, la puoi fare. Oh, dovrebbe essere tutto visibile, è un casino. Dovrei farne 47 per farlo uguale. Ci etichettano come cattivi, ma non lo siamo. Abbiamo un animo nobile, noi. Aspetta che mi bevo un sorso d'acqua, ragazzi, che c'ho sete. Rix, io sto aspettando che tu faccia la foto perché sto rischiando anche la vita nel farlo, t'avviso. Ragazzi, ma siamo a 1700 follower su Twitch, ma grazie! Grazie! Un bacio grandissimo, ragazzi. Di niente, Rix. Mi rimetto qua che ho l'ansia di morire. Ok, perfetto. Il gatto è ancora lì, meraviglioso. Qua sta serpentina sarà fatta in tutt'altro modo. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Anch'io sto giocando a Minecraft. Bravo, Alex. Bravissimo. Mi raccomando, gioca, spacca e divertiti. Allora, se questo lo metto lì... perché vorrei cercare, ragazzi, di fare in modo... però se io faccio così... il problema è che è pari. Quindi non sarà mai allineato con quello. Perché per farlo allineato con quello là, io dovrei... no, questo era giusto. Dovrei fare così, qui non metterci niente. O in alternativa, dovrei fare uno qua, e potenzialmente farli dietro di uno. Questi stiamo progettando dove mettere i villici, eh? Auguri di cosa, Rebby? Quindi ne metteremmo due di là. Eventualmente qua ne posso mettere uno, quindi potremmo fare uno qui. Aspetta, quanto è dista? Primi 700... ah sì, grazie. Grazie, grazie. Uno qua, dicevo, che è in concomitanza con il centro. Uno qui e uno qui. Fa caldo la testa? Un pochino sì, un pochino sì. Una roba di questo tipo. Però 5 sono pochi. Grazie, Ricca. Grazie mille. Allora, 5 sono pochi come villager. Ce ne servono di più. Per averne di più possiamo metterne un altro qui e un altro qua. E di conseguenza, giusto di rimpetto, uno di qui e uno di qua. E avere così 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 villici. Io non so se 9 villici ci sono sufficienti. Però potrebbero non essere pochi. Potrebbero andare bene 9 villici. Il problema è come li, cioè, come la creiamo la loro cosa. Anche perché, ragazzi, al centro qua ci potremmo anche mettere l'enchanting table. Sono in creativa, sto cercando di non far esplodere un villaggio. Rix, in che senso in creativa stai cercando di non farlo esplodere? Alex, hai una fortuna strana. Ti dico la verità, hai una fortuna particolare. Allora, come li blocchiamo? Potremmo bloccarli sottoelevandoli. Potremmo tenerli sottoelevati. Oppure... come li facciamo? Come li facciamo? Aiutatemi a ragionare, ragazzi.
Perché qua ci dobbiamo bloccare i villici. Però la struttura nella quale bloccarli non voglio farla brutta. Questo è però un problema, perché fare le cose brutte è il modo più facile per farle comode. Potremmo... Sto facendo delle prove, eh? Grazie, Hel. Sto facendo dei tentativi, eh? Oh, ho sbagliato. Chiaramente ho sbagliato non solo a metterne uno, ma a metterne due. È incredibile. Allora... Scavagli una fossa. No, che cos'è? Io non li voglio seppellire, poverini. In questa maniera qua... Con alle spalle... Dove c'è il blocco c'è il villico. Fate questo pensiero, eh? Il blocco è il villico. Quindi... Schiavizzali. No, allora... Andiamo a prendere un attimo un leggio, che in realtà non credo di avere. Dovrei farli i leggii. Aspetta, ma il signorino qua che è lui. Non è che tu mi vendi le librerie? Sì. Certo, sei un po' un ladro, però me le vendi. No, non è il massimo. Potremmo cercare di vedere se me lo vende a tipo uno o due le librerie. Potremmo provare così, perché così facciamo qualche smeraldo e con gli smeraldi le compriamo. Potrebbe essere una buona idea. Vabbè, per adesso lasciamo stare. Per adesso lasciamo stare. Allora un attimo. Vediamo. Se abbiamo pensato che questo è il villico, potremmo metterci ai lati o... delle... No, queste non vanno bene. Sì, l'avevo letto, Rebby. Ti avevo detto grazie. Però forse non si è sentito. Grazie mille, Rebby. Potremmo chiuderli con le trapdoor. Ma sai che non so? Chiuderli con le trapdoor... non sono convinta, Rick. Non sono convinta. No, no, era per te, Rebby, era per te. Villager life is matter. Allora... Perché tipo sui gradini ci salgono, sulle slab ci salgono, ma teoricamente se io li chiudo fra le robe non dovrebbero poterlo fare di salirci, no? Quindi se io faccio loro per dire... aspetta un attimo che qua mi serve qualche roba in più. Per dire, no? Se io gli faccio una roba... di questo genere. Dentro c'è il villico qui, eh. Qui c'è il villico. Poi ci metto... Me ne serve un'altra, in effetti. E gli faccio dei piccoli loculi, chiamiamoli così, male male, in questa maniera qua. Loro teoricamente non possono uscire, avendo davanti il legio. No? Mangio con le cuffie a tavola per guardarti come se le famiglie esistesse più. Ma come, Simi? Comunque, ragazzi, una roba del genere non possono scappare i villici, no? E qua davanti ci mettiamo il legio. Qui col legio. No, non dovrebbero poter scappare. Fena domandina. Dove posso trovare dei mattoni verdi? Mattoni verdi? Nel mare? Mi sembra. Mattoni verdi. Sì, mare credo, Marianna. Sei più interessante, addirittura, Simi, addirittura. Ma che dici? Comunque potrebbe essere un'idea. Vi piace così l'idea di incastrare qua in mezzo il villico? Secondo me ci può stare. Magari non è elegante, non è carino, però secondo me ci può stare. E poi, nel dubbio, mentre gli facciamo gli scambi, lo chiudo qua, e qua, perché dobbiamo mettere e togliere il blocco. E quando troviamo lo scambio che vogliamo, glielo leviamo. Che dite? Cioè, gli leviamo questa. A presto, Rix. Che giorno siamo? Ragazzi, giorno 120. 120. Secondo me potrebbe essere una buona idea. Però vorrei prima vedere un secondo. Ciao, Salamino. Sei arrivato di qua alla fine, vedo. Vediamo un attimo. Ho solo due smeraldi, non sono tanti. Non sono niente due smeraldi. Allora, andiamo un secondo
in città che c'era un altro tizio che aveva il legio. Voglio vedere cosa mi vende. Cosa mi vende. Ciao gatto. Alex, fino alle 8:30. In che senso cosa è successo, TikToker? In che senso che è successo? Ciao Ani Autumn, come va? Tutto bene? Come va, cara? Allora, cerchiamo un secondo che di là ci stava il signorino. Vediamo che mi vende lui. Tutto bene anch'io, ti ringrazio. Ma lui è mezzo morto, poverino. Salve, sì, c'è un leggio e vorrei trovare il suo proprietario o rapirlo. No. Tutto in me è cambiato in questo gioco appena cominciato. Dove caspita se... Lui, è lui! Sempre a 9? Non mi piace, amico Fritz. Vieni a lavorare che ti cambio e rimetto il lavoro di continuo. Grazie per il follow, Salamino. È perché è su Twitch. TikTok. Sbagliato. Salve, bro. Sì, lei stia. Ups. Allora, bro. Io e lei dobbiamo fare un lavoro certosino. Lei mi deve dare lo scambio che voglio io. Lo posso beccare lo scambio di questa roba qua di meno? Salamino, sei tu che hai rotto le balle sin dall'inizio, non era lui. Te l'ho detto 4 volte, ma tu non mi ascolti. Mi sa che a meno di 9 non lo posso trovare. Ma a parte che lui non cambia lavoro. Perché gli abbiamo già fatto gli scambi, porca vacca. Beh, allora ti rubo il... Amico, a te non serve. Io ti ruberei un po' di cose. Ah, va benissimo, ciao Rixin. Scusa amico, ti devo rubare un po' di cose. Ciao. Aspetta. Quel che è giusto è giusto. Ti ho rotto la casa, te la sistemo. Tiè, a posto. Sono una persona onesta. Andiamo. Che già gli ho rubato una roba e c'è... Ma! Questa è, credo, la peggio immagine della tristezza. Poi con questa musica sotto... Salamino non ti ha mai insultato. Mai. L'ho letta tutta la chat, Salamino. Non ti ha mai insultato. Sei stato tu il primo a scrivergli "ma che vuoi?" quando lui non ti stava neanche parlando, perché stava parlando con me. Quindi assolutamente no. Cioè, nelle mie chat nessuno insulta Salamino. Ciao virgola. L'Iron Golem è tristissimo comunque, Si stava abbandonando per sempre. Sì. Allora, abbiamo il primo letturiere, stavo per dire. Teoricamente la situazione sarebbe questa, però con questo, cioè senza quello lì. Non è male, non ti dico che è bella, però non è male. Allora, rimettiamo questo. Perfetto. Mi dai quello lì, perfettissimo. Qui scambiamo questi due. Andiamo a prendere uno di quelli. Uno dei villici, perché ne abbiamo bisogno. Allora, ci infiliamo qui. Signori, uno di voi, uno solo, uno. Uno di voi può uscire, bravo, bravissimo. Cosa mi dai? Ma perché tutti lo stesso scambio? Ok. Allora, amico mio, devi abbandonare la tua casa. Salamino, non è mai successo. Non è mai successo che ti insultasse la famiglia. Non è, ti giuro, mai successo. Te lo posso giurare. Vieni, friendo, vieni qua. Venga. Venga che c'è il blocco per lei qui. Bravissimo, Kronk. Brevo. Venga. Perfetto. Ok, vieni. Dove sei? Vieni, amico. Ok, bravo. Che mi dai? Ma costa un patrimonio, no, amico mio, cioè, ma sei un ladro. Dov'è? Oddio! Signore, scenda piano! Allora, lei adesso... Cosa mi vende? Beh, non è male, ma neanche bello. Dovrebbe entrare lì, salga qui, la prego, salga. Salga qui. Salga lì. Salga. Salga. Prima che lei cerchi di scappare. Vada. Vada, amico mio, vada. La aiuto.
La spingo di lì. Che so che non è comodo, però sa com'è. E dopo. Si infili, non si preoccupi, non si preoccupi, va tutto bene. Va tutto bene, signore, va tutto bene. Lo abbiamo rapito. Abbiamo detto che ci vendeva le cose sbagliate, quindi per adesso lo chiudiamo così. Sapete che non è male, certo, questo non ci sarà, Però non è male. Ok, a posto, amico mio Fritz. Prego. Meno di 9 no, Perché, allora, tanto vale utilizzerò l'altro per quello là. Piercing 4, ma un botto di smeraldi. Siete dei ladri. Ciao, Kali! Impaling. Non te la impaling io qualcosina, ma ti impalo tua madre, ti impalo. Disgraziato. Allora, impaling abbiamo detto di no, però questi li possiamo levare. Stiamo iniziando a cercare i villici, Kali. Ok. Silk Touch, peccato che non ci serva. Teoricamente lo potrei anche tenere. Però, nah, noi stiamo cercando protection, mending, cose. Non il mending di prima, 40 smeraldi però, Channeling, tua madre. Una volta era un villaggio a 2000 blocchi da casa, c'era un villager con riparazione. L'ho portato con le rotaie e poi è morto. Ma non valeva la pena, TikToker. Ti basta fare questo trucchetto finché non trovi il libro che vuoi. No, amico mio, no. Dammi qua. Poi dobbiamo fare al volo, se riusciamo, una farm di canne da zucchero. Proprio al volo. Dammi qua. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa di concreto. Fire aspect non mi interessa. Dobbiamo trovare cose per il corpo. Flame non mi interessa. È stato molto strano. La prego, non lo faccia mai più. Efficiency, non è male, però non mi serve, perché non è quello che stiamo cercando. Noi stiamo cercando roba per l'armatura. Knockback no. Ma non è vero. Impaling no, mio Dio. Marco, grazie mille per le due rose. Un bacio grandissimo. È un bug, sto impaling. Flame abbiamo detto di no. Però se io intanto facessi una roba, non la posso fare la roba che volevo. Vabbè, niente. Allora togliamo e rimettiamo. Ciao Elisa, come va? Tutto bene? Bro, so che lei vuole scappare, ma lei non può, quindi è inutile che ci prova. Ero davvero interessato a questo dramma. E invece niente. Allora, erano buone le spine, però. In che senso non mi vedi più, Adele? Ora benissimo. Bene, benissimo. Knockback? Nope. Salamino, non ti sta considerando nessuno. Senza cattiveria, ma non ti sta considerando nessuno. No! Che faccio? Follia, lo faccio scappare così. A sto infame. Bro. Sì, però lei mi deve dare qualcosa, la prego. Che prima ci ha provato a darmi mending, però era troppo una schifezza. Allora, dammi qua. Che palle, signore. Lei è un incapace, però, Sì, Kali, adesso sì. Prima era su Twitch. Aspetta, Lo blocchiamo un attimino a lui. Perché vorrei spostare... amico, io vorrei uscire. Amico, io vorrei uscire, ma lei è in mezzo e io non posso. Allora, io adesso... Mamma mia! Che mosse! Pur di non farlo scappare, cosa non si inventa uno? Allora... Adesso vorrei fare così. La può smettere? Aspetta. No, stai giù, stai. Devo approfittare dell'unico momento in cui si ferma. Fermati. Oh, porca vacca.
Oh, santo cielo. Sì, Adele, bloccalo. Oh, oh, t'ho fregato, disgraziato. Mamma mia, che fatica. Prendetevi la stanza per queste cose. Io non ho fatto niente. È stato lui a far tutto da solo. Ok, allora. Lui è stato catturatissimo. E adesso dobbiamo semplicemente continuare a trovare... A cercare, più che trovare, la cosa giusta. Channeling, ma nessuno lo vuole. Non ti preoccupare, Adele, non ti preoccupare assolutamente. Ok, fortuna non mi serve, peccato, perché è un buon incantesimo, ma a me non serve. No. Aspetta, andiamo a fare una roba, perché c'è un po' di buio lì dentro, non mi piace. L'abbiamo fatto, TikToker, non ti preoccupare. Facciamo così e iniziamo a mettere un po' di luce. Ne siamo così tanta di sto bombial che poverino non ce la sta facendo lì. Uno di qua e uno di là, giusto per mettere un po' di luci. Allora, andiamo avanti e riproviamoci. Frostwalker, no. Dov'è? Ah, è arrivato. Dammi qui. Ok, no. 23 di ferro, 4 smeralde, 19 di oro, 60 di redstone. Com'è possibile che non trovo diamanti? Secondo me sei al livello sbagliato, Alex. È l'unica soluzione. Non riesco a fare la tavola di tecnologia che balle. Ma in che senso non riesci? Qual è il problema, Rebby? Dillo a noi, dillo. Amico, mi devi dare qualcosa per l'armatura. Qualcosa di bello sugoso per l'armatura. Sì, loyalty. Ma chi se frega? Chi se ne frega? Dammi qualcosa di buono. Channeling. Mi sto arrabbiando. Dammi qualcosa di buono. Knockback. No. Non era knockback la cosa buona. No. Porca di tutte le pupazze, eh? Loyalty. Ma chi se ne frega di loyalty? Il livello di diamanti dipende se sei su Bedrock o Java. Ti direi di cercare su internet. Lure, no. Allora, il mio professore di tecnologia diceva sempre che non capiva un tubo. Così l'ultimo anno gli abbiamo regalato un tubo. Mi sembra giusto. Il prequel e il tri... In che senso, TikToker? Non ho capito. Meno 58 diamanti. Sì, perché per Java è fra meno 54. Dovrebbe essere meno 59 il punto giusto dei diamanti. Però non so quale per Bedrock. Per questo dicevo di guardare su Google, perché non ho idea su Bedrock quanto sia. Dicevano che è diverso, quindi non so. Mi fido di quello che dicono gli altri, perché io non ci gioco a Bedrock. Devo fare la proiezione ortogonale per l'LVP, devo andare obliquo. What? E ciao Michelle. Oh, fermi. Protection a quanto arriva, ragazzi. Sì, ma sei un ladro. Ma lui è un ladro. Cioè, è un ladro. Vi pare? Cioè, è protection al massimo, ma costa un rene. Un rene. Un renegade. E io non riesco a zombificarlo, questo qua. Perché anche se lo zombifico... Non risolvo. No, cari, non si abbasserà mai più di tanto. Di solito si abbassa di poco. Troppi, troppi. Comunque, ti dicevo, Michelle, abbiamo fatto quest'area, che è una piccola zona dove fare gli scambi con i villici. Stavamo iniziando a mettere da parte, che culo, a mettere da parte i villici. Mi uscire di qui, ok. Guarda che è venuta graziosa. Non pesante come quella, però è venuta carina. Guarda qua. Oh, ci sta, ci sta. Mi piace molto come è uscita. Però sono molto triste, perché mi sembra, cioè, digli che c'è crisi. Mi sa che lui mi risponde nello stesso modo. Ladro, che faccio? Me ne lavo le mani? Faccio qualche scambio e lo fermo? Cosa faccio, ragazzi? Perché ho il dubbio. Cioè, ho proprio il dubbio. Me lo tengo così com'è anche se lui è un ladro? Sono in dubbio.
Andare a cercare delle piramidi. No, troppo lontano, Alex, troppo lontano. Non voglio allontanarmi troppo. Un pacchetto extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota per Night Pino. Grazie mille per il follow, prego accomodati. Ho detto pure cosa da mangiare, che a bere ci penso io. Tutto bene, Night, tutto bene. Siamo al giorno 121. Stiamo procedendo molto bene, devo dire. Non ci possiamo lamentare. Però lui è un ladro. Ma un ladro grave, cioè proprio un ladro. Non è un buono scambio questo. È vero che lui vuole... cioè mi dà Protection 4, però a che prezzo? Cioè quanti diamanti mi servono per metterlo su tutti i pezzi dell'armatura? Un botto! Ho bevuto, Night. Cioè, mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo, però potrebbe non darcelo di nuovo. Zombificalo. Fire, una volta che lo zombifico non ho niente per poterlo riportare alla normalità. Quello è il problema. Se avessi qualcosa, ti direi anche ok. Però non ce l'ho. Cioè, dovrei fargli la pozione, dovrei fare le robe. Io non ho nulla per fare... per riportarlo alla normalità. E poi anche zombificandolo non durano tanto i suoi scambi, che io sappia. Di quanto scenderebbe poi? Anche quella è una domanda importante. Di quanto scenderebbe se io zombificandolo poi lo riportassi alla vita? Perché serve una pozione della weakness, mi sembra, e la golden apple. Volendo la golden apple ce l'ho, ma la pozione della weakness no. Di solito a uno? Vogliamo rischiarcela? Ti fa tutto a uno. La mela d'oro serve enchantata, perché se serve quella enchantata non abbiamo che fare. Andrea, l'ho capito, non scriverlo troppe volte, per favore. No, non è vero. Ok, quella normale, ma la pozione di weakness... come si fa? Cioè, la pozione della debolezza, come si fa? Facciamo che mi libero un attimo le mani. Partiamo dalla base, liberiamoci le mani. E iniziamo a capire cosa possiamo fare. Posso provare io, ma devo bloccare lo scambio, no? Devo bloccare lo scambio per avere... cioè, per non rischiare che faccia casino lui. Occhio fermentato... sì, occhio fermentato e poi cosa, ragazzi? Cioè... occhio di ragno fermentato e polvere da sparo. Beh, teoricamente ce li ho. Devo fare la bottiglietta? La bottiglietta si fa con il vetro, mi sembra. Aspetta, vediamo se riusciamo a farla. Ma la devo fare anche lanciabile per farla lanciare... ah, la gunpowder, dite. Aspetta, Glass bottle, ok. Ci possiamo provare. Ci possiamo provare, vediamo com'è. Ma devo, ripeto, devo bloccarlo prima. Blocco gli scambi prima che sia tardi. Occhio di ragno fermentato che si fa con lo zucchero è un'altra cosa. I funghi marroni e zucchero. I funghi marroni. Non con lo zucchero e basta. Che cose complicate, non mi fate ste robe, ragazzi, guidatemi. La redstone se vuoi... aspetta, la redstone se vuoi aumentare l'effetto della pozione. Il problema è che non abbiamo i funghi, ragazzi, fungo marrone non l'abbiamo. Io non saprei dove andarla a prendere. Aspetta, forse però nella taiga lo troviamo. Allora, serve zucchero, avete detto. Lo zucchero lo facciamo subito. Lo fermentiamo instant. Nel Nether. Vorrei non andarci in realtà, Andrea. Però nella taiga dovrebbe trovarsi. Quindi siccome l'abbiamo vicina. Allora, lo zucchero ce l'abbiamo. È quasi notte, quindi non andrei alla taiga in realtà. Non al momento. O almeno se ci devo andare vorrei andarci con le mani libere e soprattutto il letto in mano.
Vediamo. Allora, intanto ci muoviamo. Ah, vedete che di tanto in tanto potare qui è utile? Ogni tanto droppa qualcosina di buono. Allora, intanto torniamo di qua. Vedo l'ora di sistemare tutta questa zona, che voi non avete idea. Mi sa che sistemeremo l'ingresso quando avrò deciso che forma dare alla piazzola centrale. Mi sa di sì. Non è di qui che devo andare. Aspetta. Blocco lo scambio? Che dite? Blocco? Sì, ok. Allora prendo queste, blocchiamo lo scambio al volo. Ho le mani piene di tutto e io non le voglio avere piene di tutto. Allora un secondo, ragazzi, che qua abbiamo troppe cose fra le mani. Dormiamo al volo prima, perché non vorrei rischiare di morire. Dov'è? Ok, qua. Qua c'è ancora troppo buio, devo mettere più luci qua dentro. Devo bloccare dandogli la carta. Sì, 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 infatti è quello che stiamo per fare. Sto per produrre carta a bestia. Oddio, non è che ne ho fatta così tanta, però intanto... Guarda che fa vedere il libro quando non posso prenderlo. Dovrebbe bastare una volta, giusto? O lo faccio fino in fondo? Lo trasformo in... Vabbè, oddio, non è che posso andare chissà dove. Una sola volta dovrebbe bastare, giusto? Ok, perfetto. Mettiamo via. Allora, ragazzi. Liberiamoci le mani, stavo dicendo prima, perché sono ancora troppo piene e mi disturba. Mettiamo le cose a caso di qua. Perché questo me l'ha messo lì, non me l'ha messo nel punto giusto? Perché siamo pazzi. Vabbè, la carta. No, vabbè, dagli scanini metto al loro posto. Questi sono al contrario. Allora, poi ci abbiamo qui. Ci metto questo. Ok, al diavolo. No, questi devono andare qua. I libri li metto un momento qui. Ok, le mani sono già più libere di prima. Questo non serve, questo... Facciamo così. Però facciamo anche così. Ok. Mangiamo il volo. No, non devo mangiare. Le ampolle con l'acqua, dite. Ok. Perfetto. Le ampolle d'acqua le abbiamo. Lo zucchero ce l'abbiamo. Gli occhi di ragno ce l'abbiamo. Manca il fungo. Manuel, non mi interessa chi è più bravo. Un'altra cosa poco carina è parte il ban istantaneo. Non ti preoccupare, non mi faccio problemi con queste cose io, eh. Alla prossima, Manuel. Per fare lanciabile mezzo per polvere da sparo. Adesso, prima prendiamo il come si chiama e poi vediamo. Il redstone, se voglio aumentare l'effetto. Cosa cambia se aumento o diminuisco l'effetto? Manuel, perdonami, non è che dici cose carine. Da parecchio, tra l'altro. Quindi non capisco. Dura di più. Mi serve che duri di più? Questa è una domanda importante. Mi serve che duri di più? Vabbè, non è che mi interessa di essere forte, Manuel. Però neanche di essere paragonata ad altri streamer, perché non è carino. Ma proprio a priori quello, non è perché io sono boh particolare. Semplicemente non è carino paragonare streamer ad altri streamer. Tra l'altro a streamer molto più famosi, che è anche grazie alla fava. Cioè, più che altro quella è la cosa. Va bene, Cali, grazie. Allora, mi serve un fungo. Basta un fungo solo, Arrone. Grande, Cali. Metti via questi cosi. Mi serve un fungo. Uno solo. Datemi un fungo. C'è una volpina. Ok, ne serve solo uno. Perfetto. Troviamo l'unico fungo e torniamo a casa. Allora. Dai, dammi un fungo. Uno solo. È perché mi sa che si trova nella mega taiga, non nella taiga normale, ragazzi. Grande, Cali. Mi fa morire. Con la terra usiva il build non... Con i pini alti. Eh sì, nella mega taiga, quindi. E allora non è qua.
C'è niente da fare, no, no. Quando lo cerchi e non lo trovi, ma davvero. Perché il punto è questo. Io l'ho creata la Mega Taiga, ma non credo che spawnino da soli anche i funghi. Quindi, purtroppo in quella nativa dovrebbe essere. Ma io devo tipo mangiare un botto perché sto morendo di fame a caso. Ma sì, facciamoci fare del male dalle cose qua. Va bene, qua non c'è Mega Taiga, quindi ce ne torniamo a casina un attimo. Io ho paura di andare nel Nether, vi dico la verità, perché è un posto impervio e io preferirei non avvicinarmi, ma se serve per trovare quel maledetto fungo, diciamo che non ho molte scelte, no? Qua lascio tutte cose che non mi interessano. Allora, torniamo un attimo a casa. Che tristezza però, quando voglio un fungo che non lo cerco mai e non lo trovo. Infami, infamiffimi. Però vado a dare anche un'occhiata lì dove ho creato la Mega Taiga. Si sa mai che essendo spawnato il puzzle magari spunta anche altro. GP, grazie mille per il follow. In acqua, buff, torna su. Guarda che già si vede la serpentina che non sistemeremo mai. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca a scolpire a forma di trota. Per Steffi Poli, grazie mille per il follow, prego accomodati, ordini di pure cosa da mangiare che a bere che pensi mi fra un secondin. Fatemi sbirciare qua in mezzo a ste robe che magari c'è un miracolo. Dai, uno solo, uno. E niente. Hai la polvere di Blaze? No? Perché serve? No, regà, non me lo dite che serve la polvere dei Blaze, per favore, perché quella non l'abbiamo davvero. Come sì? E me lo dite adesso? Ma... dobbiamo per forza andare nel Nether, quindi. Bene. Molto bene. Carini questi quattro fiori, tutti diversi. Va bene. Potevate dirmelo prima. Ciao, boh. Sono piena di gente che non capisce che mi devi dire le cose subito. Mannaggia voi. Allora, bene. E allora ci dobbiamo andare a spaccare le corna nel Nether. Molto male. Molto male. Molto male. Va bene. Beh, dei blocchi li ho, quindi facciamo finta che ci bastino. Ok. Esattamente, Adele, esattamente. Che aspetta un attimo, devo mettere via questi, che non sono quelli che mi devo portare, ma questi sì. Ti avevo visto, davvero. Allora, va bene. È il momento di andare nel Nether. Mio Dio beato. La voglia che non ho di andare lì. Specialmente perché poi usciremo da tutt'altra parte e nessuno di noi sa come... come fare una strada bella. Andiamo. Buonasera. Sì. Qualcuno segni. Finirà il gioco al giorno 122. Sono abbastanza sicura che moriremo oggi. Appunto! No! No, bastardo, dai, no! Ma dai! Oh, io una cosa ho detto! Cioè, una cosa ho detto! Pronostico morte, sì sì, fate il pronostico che qua stavo cadendo lì. E sarei morta senza possibilità di scampo. No no, sta parte non mi piace. Ma do che rischio, ma davvero, io ve l'ho detto che sarei morta. Allora, io andrei di là. Che posto brutto per spawnare il mio comunque, ragazzi. Non te la chiamare, mi dite, ma va là. Come se io volessi morire. Ok, di qua. Ale, grazie mille per lo scoiattolo. Ok, piano. Ma qui ci sono ancora tutti i blocchetti. Ok, di lì.
Veloce. Piano. Piano. Abbiate, mi raccomando ragazzi, poca fiducia in me. Salve. Ok. Allora, aspetta. Usa la tecnica dove al minimo F3. Vai dove ci sono... A FOV al minimo e poi ci sono... Vai dove ci sono più entità. No. No. No, non credo che lo farò. Ragazzi, mi raccomando, pronosticate. Beh. Ah no, di qui. Cosa stai cercando? Sto cercando il fungo e le blaze rod. Il problema è che non abbiamo nessuno dei due. Mi raccomando, non abbiate cioè, non abbiate fiducia in me. Non dovete averla la fiducia in me. Madonna, corri, 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 corri. Fermati. Osserva, sbircia, commenta. Bella merda. E corri, corri, corri. Ok, siamo salvi. Perfetto. Ta ta ta. Non ho portato niente d'oro. Dammi qua istantaneamente. Dammi l'oribus che io pazza scoppiata into the testa. Volevo morire, chiaramente, dammi tutti. Lingottami, io non posso crearci nulla per adesso. Ragazzi, mi raccomando, pronosticate tutti su Twitch. Ho detto che crepi, volevo dire di no. Sì, mi hai sbagliato, troppo tardi. Ho perfetto le pareti, bravissima Marianna. No, 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 niente. No, no. Aspetta, 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 dammi qua. Dammi che mi serve. Momento, momento. Ok, ok, piano. Tutti tranquilli, rientra. Rientra, rientra. Ok. Allora, mi serve un pezzo. Allora, il pezzo che mi dà meno problemi qual è? Però è un brutto passo. Forse l'elmetto. Faccio l'elmetto, ragazzi? Cosa faccio? Ciao Giovanni, ciao donazioni. Cosa creo, ragazzi? Facciamo l'elmetto? Tutti fiduciosi. Fai vedere? Ma siete delle merde! Scusami! Ho alzato lo sguardo per vedere il pronostico. Siete tutti delle merde, fate bene. Ma state buttando i vostri soldi perché io sopravvivrò. I piedini aiutano per il danno da caduta. Sì, ma è meno del... Ah no, dici i piedini quelli di Diamond. Perché sono la girl's best friend. Perfetto, allora facciamo così. Change incredibile. Perfetto, ridammi ciò che è mio. Piano. Salve, io sono una di voi. E voi dovete darmi, per favore, un solo... Ma un pollo qua come ci è arrivato? Mi sa, ragazzi, che il nostro amico ha cambiato nome. Va benissimo, Adele. Allora, qua non ci sta... Ehi, la Lazio, guarda chi c'è lì! Niente, TikToker, sei super quotato. Sempre dalla stessa persona. Ok, abbiamo il fungo, però... il problema è che ci serve altro. Non c'è niente da fare, no, no. Salve. Io mi infilo. Allora, dobbiamo trovare... Dobbiamo trovare... Che caspita sto guardando? Sono famoso. Sì, sì, sei famosissimo. Dobbiamo trovare la fortezza. Allora, per trovare la fortezza... Così, perché sì. Ti prego non ti buggare troppo. Perfetto. Ciao Giovanni, ti ho salutato prima. Salve amici. Salve, sì. Non mi guardate.
Io ci sono, ma è come se io non fossi qui. Grazie. Allora, sì, passo. Buonasera. C'è mica della fortezza in giro di qua? C'è mica... vedo che no. Però io forse andrei di lì? Ma c'è un di lì? Principessa, grazie mille per il follow. Un botto, TikToker, sicuramente un botto. Ma c'è un mini ba... Ma è un... Beh, io ci vado. Beh, io ci vado. Ci posso andare? Senza spaccarmi malleoli? Non mi guardare che io non sono qui. Non mi guardare, non sono qui. Io sto andando lì, ma tu non mi guardare perché io non sono qui. Aia. Dimmi che c'è una Blaze Road qua dentro, così me ne vado. Era un po' una merda. Fai, ho scoperto il tuo segreto. Che segreto? Vabbè, da qui va bene. Poi andiamo di là. Ho fiducia in quella zona. Non ti preoccupare, Dusen. Ok. No, mi sono parata. Ma non mi fai niente, bro. Non mi fai più male. Sono potente. Sono potentissima. Il segreto della sedia rosa, quello lo sanno cani e porci ormai. Aspetta. Forse ho visto i miracoli, là sottissimo, lontanissimo. Mi prude pure la cappoccia, mi prude. Allora, lì. Non lo so se... No, adesso sono giallini i miei capelli, non sono rosa rosa. Però domani mattina lo saranno di nuovo. Vorrei salire... Madonna, mi ha tirato un lagone... Che nel senso ci sta, che mi tiri un lag. Intanto ci abbiamo 64. Ma guarda! Ma mi fa il motion blur pure con la C. Incredibile. Allora. La situazione è gravel, sì. Allora, io vorrei trovare una. Allora, abbassiamo un po' i chunk. Dai, penso che tipo 40 vadano benissimo. Non ti preoccupare, Dusen, non ti preoccupare. Tranqui, tranqui. Ok, back to game. Sì, salve. Stavo cercando della situazione incredibile chiamata... Furtes. Sta parte lì con la, col TF mi fa troppo ride. Lì... Non so cosa sto guardando. Ma non c'è. TikToker, dici la verità, sei tu. Forse quella là sotto è una fortezza? Troppo lontano. E però questa è cattiveria, io come ci arrivo lì? Madonna. Ma un'altra TF ci sta qua, va bene. No, no, niente check base, no, no, no. Sono la prima che non lo considera come valido. Non mi sembra corretto. Quando ti ho trovato prendevo in giro gli streamer. Paurissima. Ah, grazie TikToker. Non ti preoccupare, Dio, sei un buono studio. Via, 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 via. Ok. Mi cago. Di bruttissimo. Senti, lo faccio doppio perché io non mi fido. Ok. Raddoppiamo la situazione gravel. Ok. Aspetta un attimo che qua il panico. Cos'è Godbridge? Jambis, non so di cosa tu stia parlando. Ok. Siamo arrivati qua, va bene. Devo mangiare fortissimo.
Devo mangiare, ho detto fortissimo. Quanto è luminosa sta parte. È incasinatissimo. Vedi che ti ho fatto cambiare idea, sono contentissima. Ponte senza shift, no Jambis, non in hardcore, non lo so fare. Cioè non lo so fare in quello normale, figurati in hardcore. Oh oh, c'è un signorino che esplode là sotto, però io... Ma io la posso... Secondo voi la troveremo una... La troveremo? Bentornato Alex. Grande TikToker comunque, grandissimo. Allora... Io ho un dubbio. Nel senso che io non so se la troviamo la... La... Forse mi conviene... ma è lunghissimo fino a lì. Baccaladra. Se è vero, almeno avessi... Ma secondo me lì c'è la fortezza là sotto, sapete? Aspetta, eh. Ma come, TikToker? Ciao Tini, stiamo cercando la fortezza con molta paura. Ma forse l'abbiamo trovata là sotto, proprio lontanissima. Spera un attimo che si deve aggiornare tutte cose. Sì. Ti prego, veloce. Fammi vedere che c'è là sotto. Non lo vedo, però potrebbe essere. Proviamo ad andare lì, non abbiamo alternative. Dobbiamo scendere di qua e provare ad andare di là e poi da un'altra parte, non lo so. Ragazzi, ho un'ansia che voi non avete idea. Come me la cerchi? È perché devo zombificare e dezombificare un villico. E quindi mi serve assolutamente... La situazione. Ok. E questa l'abbiamo fatta. Abbiamo questi e non ci basteranno. Ma per fortuna i materiali non ci mancano. Ok, allora. Direi di andare di là. Sì, ragazzi, mi sembra che sia, eh. Si scherza, adesso si scherza, guardalo lì. Allora. Piano, 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 pianissimo. Dobbiamo arrivare lì. Ok. Facciamo così. Ovviamente li ho finiti. Veloce, veloce. Uso tutto quello che ho. Dammi ste cose stupide. Ok. Allora, ci serve assolutamente la Blaze Rod. C'ho l'ansia, ma ci serve. Dimmi che stiamo arrivando, ti prego, dimmi che stiamo arrivando. Ti prego, dimmi che siamo arrivati. Sì! Via di qui, ti prego. Che ansia, che terrore, che cosa carinissima. Però sta morendo di freddo, il poverino. Posso usare i blocchi, non puoi usare l'acqua sulla lava e poi riprenderla. Michelle, non funziona l'acqua nel... Nel Nether. L'acqua nel Nether non va. Madonna, guardate che viaggi. Cioè, ti faccio vedere. Ti faccio vedere, Michelle. Ah no, beh, ok, lo sai, lo sai. Se no avrei già fatto con l'acqua e sarei andata. No, scialla, di più. Di più. Ok, che tipo di richiesta, Trota? Piano, che tengo l'ansia. Gioco... Dono 14 per Vanilla, come mai? User, grazie mille per il follow. Oddio!
posto. A posto, a posto. A posto. Sì che va bene, Francesco, tutte quante vanno bene. La domanda era semplicemente per... era curiosità la mia. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Pare che non mi conoscete. L'ansia, sì. L'ansia è sempre, sempre presente in me. Tranquilli, tranquilli. Questo... non morirò per questo, cioè... di tutte cose vi assicuro questo no. Allora... mi stavi dicendo la richiesta... Trota, sto aspettando di sapere, sono curiosa. Ciao Jules, sto bene, ti ringrazio. Tu come stai? Spero bene anche tu. Ciao nome. Mi piace l'1.14, ci sta, mi piace. Sì, sì, ragazzi, fa prendere fuoco perché è un pochino più bassa delle altre. Non ci avevo pensato. No, Trota, non la faccio perché i cartelli li odio. Cioè, le stanze con i cartelli, non, fatta tipo una stanza con solo cartelli, non me la vedrei fare mai. Non è una cosa che trovo bello da fare, da creare, da tutte cose. Ma siamo stati gabbati dalla speranza vana che invece era sensata perché lì, ma io lì come caspita ci arrivo? Sì, vabbè, regà. Non ne ho stanze con tanti cartelli, Trota, mi dispiace. Bastardo. La vita, in effetti, Non mi fare colpire il pigman. Non ci provare, bastardo. Ok. Fammi mangiare, fammi mangiare. Mi spiace, Trota. Cosa mi consigli? Fermi, mi stavo facendo i fatti miei, non così, Guardala, la vedete la palla? La vedete la palla? È qui. Nuota nella lava tu, nuoti nella lava. Ora, ho mangiato, cosa mi consigli per arredare casa? Prendi spunto dai miei video di TikTok. Alex, è il modo più facile, secondo me. Lei è un bastardo! Lei è un pastrami! No, no, mi devi lasciare stare. Allora, mi devi lasciare stare. Ecco, allora. Ciao Mina, non ti preoccupare, non ti preoccupare assolutamente. Lo studio viene prima di me, sempre. Sempre. Allora, un secondino, Ok. Il signore, vorrei non affrontarlo adesso, sapete, non vorrei. Vorrei andare di qua per i fatti miei e farmi i fatti miei e poi... Salve, comunque, per chi si fosse chiesto dove sono le mie luci. Amici, qui, ok. Perché io devo arrivare là sotto, lì. Devo farmi un viaggio della Madonna, potrei tagliare, ma con i ghast, grazie, anche no. Grazie, anche no. Io sono il tipo di persona che gioca safe. Il più safe possibile. E davanti a me, GG. No, ehi, ho detto una cazzata. Me la fai mantenere, per favore? E insomma, non è che mi pare mi vedi, ma fare... E scusami. Allora, stavamo dicendo. Devo arrivare lì. Hai rotto le palle, sai? Niente. Va bene. Così non mi vedi più. Ah. Come arrivo io di lì? Ma c'è un mare di lava nel mezzo, rega. Cioè, che palle, c'è un mare di lava nel mezzo. E c'è un altro ghast dall'altra parte. Ma ti pare... Chi è? No! Ma è il mio ponte! Siete dei pezzi di merda. Brutti, pessimi, maledetti di tutte cose. Lasciatemi stare. Poi tu come ti hai fatto arrabbiare? Cioè, sei arrabbiato con me da là sotto? Finché la barca va a cagare, non va a lasciare andare. È proprio un'altra la storia. Allora, scendiamo di qui, perché di lì non si può. Allora, piano.
E buca piano senza far rumore, silenzioso col ghast che ti lancia un mattone. Giocate la safe e fai un ponte con calma. Sì, ma infatti non... Non voglio rischiare di morire. Non voglio. E quindi ce la facciamo con tutta la tranquilla del mondo. Perché io non... Sapete, io non sono tipo che traiarda, quindi... Almeno sotto questo punto di vista siamo tutti transi. Ok. Beh, beh, beh. Chi è che ha fatto questi rumori? Sai che Warden doveva essere alto 6 blocchi. Non importa, tanto non lo guarderò mai. Non lo vedrò mai, non lo incontrerò mai e non ci litigherò mai. Il Warden e io su 2 pianeti diversi. Salve, siamo qui. Sì, salve. Vorrei capire quale strada posso fare per arrivare lì, eh. C'è una strada safe? Ehi! No. Mannaggia, Jules. E mannaggia. Mi vuoi fare fuori pure tu, Jules? Dimmi la verità, De. Ok. Allora, no. No, mi hai visto. Sei in hardcore? Sì, Alex, sono in hardcore. Bentornata, Fede. Sono proprio in hardcore. Eh sì. Io quella che faceva i versi. No, sono io quella che fa i versi. Buonasera. Salve. Schifoso. Io sono pure senza archi perché non ne ho neanche uno, in effetti. Puoi andare via? Devo andare di lì. Bravo, vai via, vattene. Che lui sta con gli occhi chiusi. Però mi vede benissimo, Però mi vede benissimo. Vattene. Dov'è? Si sarà compenetrato da qualche parte. Me ne vado. Ne approfitto. C'è modo di andare di lì? 3 piatti di maiale con pancetta extra a parte, 2 assaggini di formaggio piccante, 1 trionfo di fegato e cipolle e 1 bistecca scolpita a forma di trota. Grazie mille a Gambe Pazze per il follow. Prego, accomodati. Ordinati pure qualcosa piano da mangiare, che a bere. Se mi dai un fecondino, fi penso io alla tua. Secondo, scusami per il momento da filac. Ok. Vorrei mettermi nell'angolo così non mi vede nessuno. Perfetto. Bevo. Ma che cheat, Fire? Che cheat? L'ho già trovata, TikToker. Ci stiamo arrivando. Benvenutissimo, Gambe Pazze. Benvenutissimo. Buonasera. Siamo tornati. Allora. Però prima mi vorrei fare delle nuove situazioni. Perché le torce stanno finendo e io lì dentro vorrei arrivarci viva, quindi ok. Allora, se nella scorsa hardcore siamo riusciti a prendere le Blaze Rod con l'armatura di ferro, ce la possiamo fare anche con l'armatura di diamante, direi, no? E quindi meno paura e più coin Narura. Aspetta. Perché rido delle mie stesse battute? Che problemi ho? Usa i cheat. Di maiale con pancetta extra a parte, 2 assaggini di formaggio piccante, 1 trionfo di fegato e cipolla e 1 bistecca scolpita a forma di mammut. Per fortuna siamo arrivati. Grazie mille Giovanni per il follow. Prego, accomodati, ordini pure cosa da mangiare, che a bere ci penso io. Dai ragazzi, che oggi belle mi stanno uscendo le battutazze. Siamo arrivati. E qui davanti a noi. Sì. E adesso posso scavare per 40 minuti all'interno di questa cacata per riuscire a trovare l'interno che è vuoto. Benissimo. Ma è una bugia. Ma... No. Non credo di aver capito. Ma è uno scam. Ma scusami. Vabbè, è sopra, chiaramente è sopra, però non è mica giusto così, eh. Allerta scam. Saliamo. Ah, vedi? Io che volevo evitare di toccare robe. Ok, io eviterò di toccarle lo stesso. Perfetto. Ehi là là, abbiamo trovato un'altra parte. Perfetto. Non si vede una ciula. Mancano 30 minuti. Vabbè, le cose belle prima o poi finiscono. In realtà ne mancano meno di 30. Aha, siamo arrivati. Buonasera. Sì, c'era un muro di troppo. Nel caso qualcuno qui. A terribile fortress. Guarda. Sì, però che palle. Qualcosa di bello lo potevo anche avere. Chi è? Beato il cielo, beato.
Te e tua mamma. Siamo qui, siamo qui, siamo dentro e siamo spaventatissimi. Oh yeah. Salve. Io vorrei le verruche. Cioè, servono le verruche. Le prendo ora o in un altro momento? C'è una scala per andare di su. Ma io forse preferirei prima andare di qui. Buonasera. Ma, vabbè, non ho altra scelta, quindi vado di su qui. Bello. Devo dire che questo soffitto lillipuziano non è male. Ma non era esattamente quello che è. Va bene, ninja, non ti preoccupare. Sono importanti per le pozioni. Ma a me interessa fare pozioni per prossimamente? Cioè, mi servono adesso o mi serviranno poi? Perché se mi serviranno poi, non le prendo adesso. Non so se è chiaro il mio ragionamento. Voglio vedere se di qua c'è qualcosa. C'è una strada qui? Che io non vedo. Mi sembra di no. No, ma poi è spawnata male, eh? Quella di resistenza al fuoco la farò però più avanti, penso, non ora. Che torniamo di qua. Buonasera. Mi servono gli sgast. Mi servono gli sgast. Ma quanti piani ha questa cosa? Allora, salve, sono alla ricerca. Hashtag. Guarda quanto oro, quanta. Wow. Tutte le pozioni eccetto debolezza. Vabbè. Non una ma due selle che non sono staccabili. La mannaggia alle sue mamme. Va bene. Però questo lo volevo. Vabbè, la sabbia delle anime per adesso si può andare a far frifrofra. Però possiamo anche fare frifro. Ok. Giovanni, cosa sarebbe Till? Cosa sarebbe Till? Ok, qui è pure chiuso. Andiamo dall'altra parte. Dimmi che è un'altra spada nell'inventario. No. Non ti preoccupare, se succede qualcosa di brutto scappo, mi chiudo da qualche parte in sicurezza e poi mi creo un'altra roba. Tranqui, Mina, tranqui. Ciao, 8 di utilizzo, sufficiente. Torniamo di qua. Qui c'era da salire, mi pare. Sì. Buonasera. Ma di nuovo? Ma... Cioè, è uguale a come è spawnato prima, solo che qua una strada c'è. Buonasera. Mettono ansia queste cose, per questo dico. No, vai tranqui, vai tranqui. Una sola cosa so fare bene, fuggire disparatamente, quindi tranqui. Ah. Sì, però poteva anche spawnare un po' meglio questa roba, eh. Vediamo se di qua c'è una via. No. No. Io non lo so se in questa fortezza riusciamo a trovare ciò che ci serve, eh. E dopo questa, mio caro Alessandro, hai dimostrato di avere l'età veramente di mio cugino, che non è neanche nato. Perfetto, mi sono rotte i coglioni. Adele, bannalo, per favore. Grazie. C'è un limite a tutto, e utilizzare da uno come se fosse un'offesa credo che sia una delle cose più stupide che io abbia mai visto nel 2023. Adesso mi hai rotto le balle, caro mio. Stare lì a divertirmi a rispondermi non vale neanche più la pena. Allora, grazie mille Adele. Ne ho 36. È glitchata, non spawnano mob con una vecchia vanilla. Nato. Oh, GG TikToker. No, no, vabbè, ma non è detto. Vediamo fino alla fine, vediamo fino alla fine. Magari c'è qualcosa. Le persone hanno nel cervello, purtroppo, l'educazione che i loro genitori analfabeti hanno loro insegnato. Perché se tu vai da qualcuno e utilizzi down come se fosse un'offesa, bro, i tuoi genitori hanno sbagliato tutto dall'inizio. E io spero che lui mi stia sentendo, perché voglio proprio offendergli i genitori. Cioè, stavolta voglio proprio offenderglieli. Qui non c'è niente.
Allora, magari un po' di fortuna non sarebbe male. Probabilmente, TikToker, probabilmente sì. Qui per caso c'è un continuo. No, torniamo indietro. C'è extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Per Propox TV, grazie mille per il follow, prego accomodati, ordini pure cosa da mangiare. Che a bere ci penso io, alla tua salute. Ciao Joe, grazie per il follow. Ah, perfetto, andiamo avanti, cerchiamo di trovare delle blaze rod. Ilala! Bene, tutti sono arrivati. Non spawnano i mob. Insomma, stanno spawnando troppi. Alessandro 18, grazie per il follow. Anche se sono quasi sicura che tu sia il solito Alessandro di sempre. Se l'amico Sfritz lì venisse da me, sarebbe più facile. Non lui, l'altro. Signore scheletro? Jack, Jack, venga. Jack, non mi vedi, Jack? Oh, ma visto. Come va, Propo? Tutto a posto? Aspetta che qua lo spacchiamo malissimo. È come Salamino. Sì, sì. Solo che di solito gli idioti mi arrivano uno alla volta. Oggi invece... troppi. Ah. Non lo sapevo questo, Fi. Poi me lo tengo a mente. Però adesso questa è diventata grave. Quindi ce la togliamo dalle mani. Ciao. Ne facciamo un'altra. Perfetto. Ok. Mi è tornato Giovanni. Ed è spawnato? Dusen, siamo nel coso qua. Non mi viene come si chiama. Perché è spawnato? Ma io l'ho portata di mano. Me lo sono sognata? Allora, qua in zona dovrebbe esserci, credo, forse sopra di noi, lo spawner. Ho quest'idea, perché non spawnano a caso i blaze, spawnano solo se c'è lo spawner. Quindi io sinceramente andrei a cercare sopra. Voi che dite? Sono io che mi illudo? O c'è un senso in quello che sto dicendo? Sì, fortezza, grazie ragazzi che venite in mio soccorso, chiaramente io che non so esprimermi. Dov'è? Eccolo qui. Perfetto. Dammi qua. Leva quello. Oh cielo. Leva. Oddio mio. Levalo. Ok. Dimmi TikToker. Dimmi pure. No. Me lo sono sognata, mi sa. È stata un'illusione pia. Molto pia. Andiamo da un'altra parte. Ma è tutto sistemato, organizzato. Secondo te, TikToker? Ma secondo te? Ma, allora, io di qui ci sono passata, ma non lo sapevo. Perfetto. Amico, venga. 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 Venga, venga, faccia. Allora, la cosa positiva è che qua dietro c'è un'uscita. No, è la solita uscita. Alex, non si può, perché il mio mondo hardcore è privato. Ma in realtà tutti i miei mondi sono privati. Ok, dobbiamo andare per un'altra via. Super Mario Kart, sì, praticamente. Dove siamo arrivati? Mannaggia il pro... Ehi, là, là! Salve! Salve! Ciao, Vittoria, grazie per il follow! Amico, se mi dai una testa, io sono più contenta. Ma ovviamente, solo le mannaggie mi possono dare. Pensavo giocasse a Roblox, neanche pagata. Non mi piace Roblox. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato e cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota.
Tutto questo per... Oddio, chi è stato? Andrea, grazie mille per il follow. Prego, accomodati. Ordina di provare cosa da mangiare. Che a bere ci penso io. Alex, grazie mille per il follow. Hardcore da quando? Come da quando, Diusem? Da un po'. Da... 124 giorni di Minecraft. Da 124 giorni di Minecraft. Da un po'. Che mi si è rotta la cosa, ma non la rifacciamo. Questa 70 utilizzi ci bastano. Sei mancato per un po', Diusem. Marian, grazie per il follow. Sì, però... Io non chiedo tanto nella vita, credo. Cioè, poi magari mi sbaglio. Ma sto chiedendo troppo a cercare della... Oh, guarda, vi ho trovato una roba carina. Ma non è la roba carina che io volevo. Ciao, Coem. Come va? Tutto bene? Qua c'è ancora della strada. La mia speranza è che almeno a un certo punto ci sia lo spawner di... Di cosi. Che cerco? Uno spawner di amici Fritz. Come si chiamano gli amici Fritz? Di Blaze. Di quelli che tutti chiamano Blazer. Ma che in realtà si chiamano solo Blaze. Io non ho mai capito perché Blazers. Allora, lì c'è dell'altra situazione. E io non ci sono chiaramente passata. Però prima passerei da un'altra parte. Cioè andrei a esplorare ancora qua. Dopodiché attraversiamo il nulla e andiamo di là. Prima di andare di sopra, illumino qui. L'ho già fatto in passato, TikToker, ho sentito dei ghast. Sentito i ghast, sentiti. Li ho sentiti. Che consiglio, TikToker? No, ce ne sono due! L'importante è che non ce ne siano dietro di me, perfetto. Perché con contro costo... Cioè, li giochi server, mai giocati. La testa me la dai? No. Me la dai tu? Cucù. Mi dai la testa? No. Sono tutti cattivi, le teste non me le danno. Senti, famo così. Ok. Devo fare un po' più di queste. Aspetta, eh. Ok, perfetto. Salve. Lasciatemi stare, lasciatemi passare. Quella è mia. Allora. La spada di mettere fortuna. Sì, magari più avanti, non prossimamente. Ma non devo mettere fortuna alla spada, devo metterci looting. Da 1 a 100. Un buon 99. Vela, vi vedo. E looting comunque, non fortuna alla spada. Sono marito e moglie che si odiano, però hanno figli e non voglio farli divorziare. Beh, sì, saccheggio e looting. Beh, non lo fare. No, ragazzi, non ho la spada con looting, ma non mi interessa averla. Cioè, sì, è utile, ma al momento non mi serve. Ragazzi, a malapena siamo di diamante e la spada è di ferro. Cosa vi aspettate? Voi vi dimenticate come gioco a Minecraft, ragazzi? La risposta è a caso. Lo so, veri TikToker, sono magica. Beh, in effetti, cioè... Ragazzi, io vi ricordo che io gioco a Minecraft a caso. Lo so che c'era il Blaze, lo sto ignorando apposta. Lo sto ignorando apposta, ninja. Ora ci vado di là. Volevo prima finire di esplorare questa zona qui. Mettiamone un altro qua. Volevo rendere tutto sicuro. E ancora più indietro ci dovrebbe essere una scala per salire. Tipo qua. Vedi? Mi ricordavo tutto. Imprevedibile, inimmaginabile. Esattamente. A posto. Non c'è nulla, possiamo andare. Allora... C'ho le ansie. Buonasera. Non c'è più. E niente.
il mio momento, ma... Ehi là! Buonasera! Quanti siete? Me ne vado! No, c'è pure quell'altro, ma scusami! Ciao, Fuccio! Salve! Buonasera! Sì, sì! Gliene frega niente a nessuno! Dei vostri fuochi! Spari me! No! Ok, abbiamo una blazer, quella che volevamo! No, di più! Più luci! È spawnato! Copriti! Sparami! Bravo! Morici! E schiattaci, perfetto! Più luci! Peruci? Non è male qui! Potrei... farmi qualche altra blaze, Rod? No? Stiamo 2 minuti di più? Che dite? Prendiamo qualche altra blaze, Rod, così per il futuro siamo a posto. Che, cioè, secondo me mi sembra una buona idea. Salve, lei! Vedo che è un simpaticone, perché non mi spara? Bravissimo, io faccio uno switch veloce. Sparime. Facci. Sì, in alberi. Considerate, ragazzi, che una blaze rod mi serve per i fattazzi mia, quindi... Oh, salve! Non si preoccupi. Beh! Orca vacca! Lei è un infame! M'ha colto alla sprovvista! Non si fa così, eh? Alle spalle! Ma scusami! Ma alle spalle! Mangia! Dicevo, ragazzi, ma... Cioè, se io faccio 8 cose, considerando che me ne serve una, a parte, dicevo, a parte la stronghold, 8 vanno comunque bene? Siamo a 3 comunque, 4. Dai, me ne stanno droppando abbastanza, posso dire. Box di chiuso tutto, fatti sulle 10 blaze road. Vabbè, ma io sono a posto, transi. Giusy, grazie mille per il follow. Tanto, ragazzi, dai su. Ne vorrei prendere qualche altra. Cosa, Em? Certo. Ok, allora ne prendiamo 8 più o meno e poi basta. Sparami. Oh, comunque sono dei... sono scarsissimi i blaze road una volta che ho lo scudo, eh. Ah, io l'ho sempre detto, lo scudo è troppo OP. C'era più sfida nella mia vanilla quando andavo in giro senza lo scudo, eh. Cioè, è un po' triste, no? Cos'è questa cosa? Cioè, è triste. Io mi paro e lo spacco. Dov'è la sfida? Dov'è? Ma poi perché non me le dà? Mannaggia lui che non ho looting. Devi darmi le cose. Oh no, TikToker, non davvero. Buona cena, Diusen. Ok, quindi quante ne faccio, ninja? Cioè, quante ne prendo di base? Troppo easy con lo scudo. Confermo. Dai, guarda che cacata. 3 piatti di maiale con pancetta extra a parte. 2 assaggini di formaggio piccante. Un trioffo di fegato e cipolla. E una bistecca scolpita a forma di trota. Tutto questo... Come 30? Come 30? Tutto questo per giù. Grazie mille per il follow. Prego, accomodati. Ho pure cosa da mangiare, ma aspetta un secondo. Che sti stronzi, mi hanno rotto il coso. Vai via. Tutto a posto. Alla tua, giù. Grazie per il follow. Ops. 30 così non ne più bisogno. Sì, no, ma che è? C'è scritto giocondissima. Tutto a posto, salve, sì. Sono io, sto tornando, scusate, mi ero allontanata un momentino, sì. So che l'ho fatta aspettare, non si preoccupi. Venga che la spacco a dovere pure a lei. Te, venga qui, venga, te, mi dia. Oh, bravo, mi ha dato 8 su 16 polvere. Se prendono il micro del villaggio rimangono 7 blaze road per una polvere. E allora faccio 8, va bene. Più che altro perché mi rompo a stare qui troppo tempo.
E loro me ne droppano una ogni 20 anni. Quindi, cioè, capisci che dopo un po' mi rompo le balle pure io. Dai, però, veloci. Veloci. Che bello il motion blur su Minecraft, ragazzi. È bellissimo. Stiamo aspettando solo voi che spawnate. E dire che ho ridotto lentamente lo spawn, non così tanto come vorrei, però un pochino lo. Oilala, sparime. Sparime. Ok, spegniti che ti spacco un attimino. Perfetto. Oh, guarda che bravo, me l'ha dato un'altra. Ciao Mattia, com'è? Tutto a posto? Dammi qualcun'altra, dammi, su. Sono comode le blaze rod, eh. Anche come combustibile non sono male. Certo, si può avere di meglio, però. Ok, siamo a 8. Dai, altre due a sto punto lo facciamo. No, no, Jules, sono ancora qua. Effettivamente sono 30, ma prima torno a casa e poi stacco. Mi attardo 5 minuti in più. Ciao, Doria. Come stai? Tutto bene? Ciao, Gabri. Dai, voglio giusto le ultime due. E poi me ne vado, così domani facciamo le cose. Giovanni, sì, ma poi non riesco più a controllarli. Questo è il problema. Per questo non ne tolgo. Ciao Alessandro. Cioè, se io tolgo le luci anche soltanto una, iniziano a spawnare a due e rischio di schiattare fortissimo. Quindi piuttosto aspetto con calma. A parte perché comunque mi sto facendo anche dell'esperienza, vedo. Ok, un'altra. Torniamo a casa correndo e poi via andare. Pausa un secondo che bevo. Ok, ci siamo. L'ultima mi serve. L'ultima. Sparami e dammi l'ultima. Stiamo prendendo delle blaze rod che mi servono per ok, fatto, 10, ciao. Le blaze rod, dicevo, che mi servono per diverse cose. Alessandro, non dobbiamo andare oggi a cercare la stronghold. Nope. Oggi questo ci serviva, lo stiamo approfittando e l'abbiamo prese di più. Però di base tutto questo a noi serviva soltanto perché dobbiamo zombificare e riportare alla vita un villico. Di base questo stiamo facendo noi. Già che c'era, ho preso anche il resto, però. Ciao Vince, come va? Come stai? Come stai? Tutto bene? Ma io da qui sono arrivata? Ma era tipo dietro l'angolo, bellissimo, andiamo a casa. Possiamo chiamarlo Gianni. Chi dobbiamo chiamare Gianni? Adesso via andare correndo verso casa, eh? Tutto questo tipo. No, no, ma lo so, Ninja. Lo so già che c'è quel tipo di cosa. Però non stiamo cercando le Ender Pearl al momento. Stavamo cercando soltanto le Blaze Rod per poter fare domani a questo punto la zombifica Xiao di un villico e la dezombifica Xiao di tale villico. Tale villico che ci vende un meraviglioso Protection 4 che ci serve a bestia per tutta la cosa, ma ce lo vende a un botto di soldi, quindi insomma, o così o niente. Corriamo velocissimi verso domani. Kratos, grazie mille per il follow e per la condivisione. Per favore, mi fai camminare? Quanto odio sto bioma, vi giuro. Mangiati una cosa. Perfetto, corri. Dai! Appiccicato con la colla al pavimento. Staccati. Che palle beate. Dai, su. Ok, meglio. Potrei prendere anche un po' di questi, ma cosa sacrifico? I netherbricks. Dammi qua. Dai che li voglio. Questi sono comodi perché ho bisogno di tanta farina d'ossa io al momento, ragazzi. Tanta farina d'ossa. Quindi ogni volta che riesco a prenderne un po', per me è meglio. Piano. Piano. Devo andare di qua. Ok. Slowly. Slowly. Ok. Schifio di sto pavimento della piffera. Staccati. Ok. Ok, dobbiamo andare lì. Per fortuna era. Ok, non era vicinissimo a casa, ma grazie ai ponti e tutte le cose siamo riusciti ad avvicinarci abbastanza. Aiuto, che paura. Sì, lo so, fra 5-10 minuti al massimo. Lo so. Ciao Roberto, sto bene, ti ringrazio!
Fermi! No, no, tranquilli, 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 colpifero. No, mi sono distratta, ma no, 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 no. Run. Tranqui, no, no. Tranqui, fatta. Siamo fuori, eh. So che non vi sembra, ma noi siamo fuori. Perché non mi mette i blocchi? Perché non mi mette i blocchi? Mi ha messo i blocchi fino a un certo punto, poi non me ne ha messi più. No, regà, non voglio morire adesso. Un attimino, eh. Attimino. Attimino. Sa da mangià, sa da mangià e sa da sarta. Ma soprattutto mangià. Dai, passa. Aspettiamo, eh. Sì, no, allora, ragazzi, tranquilli. Per quanto si, quando si parla di uscire dalla lava, io sono tranquilla, non è quello il mio problema. Ho salvato situazioni peggiori dalla lava. Molto peggiori di questa, quindi tranquilli. Fatto. Problema risolto. Easy. Easy. Dicevamo? Gigi! Scusate, cosa stavamo dicendo? Non vi sento dall'alto, non vi sento. Seguita la lava mentre cerchi di togliere i gambi. Sì, ma quella è stata sfiga che sono morta. E poi tra l'altro lì purtroppo l'attacca stacca nei server non funziona bene, nel Realm. Nel Realm non funziona bene, quindi non è... Non è. Però qualche giorno fa, voi non l'avete visto perché eravamo off camera, l'ho fatto di nuovo. Nel salvataggio con gambi, sono riuscito a salvarmi così. Tutu. Guarda, mi sono salvata dalla lava. Te puoi andare a fanguirli. Vada via, vada, che vuoi. Ma vai nell'oblio, vai. Vai nell'oblio, t'ho detto. Allora, sì, bro. E insomma, ma guarda te. A parte che c'ho mezza vita, fatemi mangiare, vi prego. Sì, sì, mangio, cari, mangio. Grande, Mariana, grande. Fammi scendere, posso scendere di qua? Sì, vorrei prendermi qualche altro blocchino. Appena arriviamo a casa, ragazzi, chiudiamo la live che è fatta. 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 A quanti giorni sei? Sopra i 125. Bevo, vai io. Vai uomo! Bevo. Ok. Posso mangiare ancora? Sì. Comunque, oh, che cardiopalma. Viene l'ansia. In questo cosa. Va benissimo, Marianna. Sì, sì, ma tanto la guarderei off camera, quindi fai con calmissima. Non ti preoccupare, non devi finirla adesso. Non ti mettere fretta. Questo me lo ciulo pure perché tanto è qui, voglio dire, che fa, lo lascio. Nah. Mi serve il frena d'ossa, mi serve. Ok. Perfetto, adesso dobbiamo salire e siamo arrivati. No, pensandoci non siamo arrivati. Perché questo portale, dove ci porta? Ah, l'altra cosa, ok. Ci siamo quasi però, eh. Ci siamo quasi, siamo quasi a casa. Ciao Walking Dead. Ci siamo appena abbiamo appena fatto un save dalla lava che tu non hai idea. Certo, vorrei non doverlo rifare in un punto dove non ci appoggio. Per favore, ecco, grazie. Una farm di scheletri e butto stack di ossa ogni giorno. Io non ce l'ho la farm di scheletri, ma non la posso neanche fare perché non ho trovato un coso. Il coso degli scheletri, lì lo spawner. Ma c'è riunione di condominio grave lì sopra. Gravissima. Ok. Cioè cosa non si fa per un maledettissimo zombie particolarissimo. Cioè guarda te, io devo farti discussioni qua, va. Cosa mangi a cena? Beh, penso formaggio spalmabile con l'insalata.
Non mi guardare, sono invisibile. Ciao. Aia. Ho ignorato il ghast, tranqui, non ci interessa. Il ghast non ci interessa, siamo troppo fieri per poterlo vedere. No, TikToker, ma perché? Ma così è come barare, dai. Cioè almeno, per carità, uno può fare quello che vuole. Però tipo nell'hardcore per me sarebbe troppo come barare. Non lo potrei fare mai. Tre piatti di maiale con pancetta extra a parte, due assaggini di formaggio piccante, un trionfo di fegato cipolla e una bistecca scolpita a forma di trota. Questo per Zio Peppe. Grazie mille per il follow, prego accomodati, ordina di pure qualcosa da mangiare, che se mi dai un secondino a bere ci penso io. Madonna, da qui no però, Bevo la tua. Vabbè, ma in generale comunque, cioè, non lo so. Non lo so, TikToker, non lo so. Io non lo farei lo stesso, ma io voglio proprio trovare tutto a caso. Ok, sta lagghicchiando un filino, ragazzi, ma perché giustamente ho troppi chunk. Torniamo alla norma. Uso il metodo all'antica. Tutto va fatto all'antica, secondo me. Io sono molto tradizionalista. Tutto va fatto normale, nel modo in cui è stato progettato di farlo. Salve, sì. Vorrei andare via a casa mia. Grazie, che è lì, perfetto. Via, fatemi andare. Grazie. Devo sistemare questo robo a un certo punto. Buonasera, Peppe. Scivolata? C'era un fungo lì. Siamo a casa! Siamo tornati a casa! Ovviamente da un'altra parte. Ma dove caspita era? Era qua. Ragazzi, a tutti quelli che non mi hanno creduto, che non si fidavano di me. Tiè! Così, proprio tossica oggi. Ora dobbiamo solo tornare su per davvero. Ed è fatta. Va bene, cari, buona cena. Ci vediamo presto, cara. Quanta mannaggia di acqua ci sta qui. Ok, ah no, si deve continuare a salire, ok. Fammi salire. Io ho messo no che non morivi. Brava, perché tu ti fidi di me. Non come quest'altri che non si fidano di Fraffri. Fatemi andare a casa. Oh no, siamo tornati qua. Che stress. Riconoscevo Laurenti, ricordi che anche tu devi morire, certo. Ciao Mary, com'è, tutto a posto? Vorrei ascensore stile Minecraft, sì, tipo. Ero l'1%, avrei guadagnato un botto di punti, Adele. Un botto di punti avrei preso. Qui nessuno si fidava di me. Nessuno. Ma la strada qual è? Che io quella non me la ricordo. Vedi, adesso potremmo disquisire su quale strada dovrei affrontare, prendere. Perché io qui non lo so. Ciao Danilo! Come va Danilo? Tutto a posto? Dobbiamo trovare il ritorno a casa, ragazzi. Io non so qual è la strada. Provo ad andare di là. Mi voglio fidare di questi. Non sapevo sta roba. Quale roba, ninja? Dai, vorrei andare di... Oh, gelo mio. L'aria del magma, anche la Soul Sand fa la stessa cosa. La stessa identica. Però ti devi appiccicare al magma stando shiftato, perché sennò ti spacchi. Io per questo, se tu ci hai fatto caso, ninja, io vado sempre in giro con un blocchetto di magma, perché mi spawna sempre sotto l'acqua il portale dell'end. E quindi cos'è che faccio? Mi porto il blocchetto di magma sapendolo. E mi salvo le chiappe così. Io tranquilla proprio.
respiro, rompo e vado avanti. Finché non trovo casa, perché ogni volta la perdo, quindi insomma. Non so mai dov'è casa mia. Stonks, esatto. Io improvviso sempre, ma mi sa che stiamo peggiorando la situazione. C'è giusto quel secondino in cui deve carburare. Buonasera Alessandro. Tipo una sirena, sì, solo che una sirena che ha bisogno del respiratore. Respiro piano per non far rumore. Quatto quatto per casa, rubo il televisore. Devi segnarti la strada, sì, dovrei. Dovrei davvero, perché ogni volta mi perdo. E vedi, poi quando le trovo a terra normalmente, io sono più contenta. H2O Remake, adoro. Ma io spero di star andando nella direzione giusta, ma mi sa di no. No. Non ce la faccio, ragazzi, a tornare a casa beata io, eh. Respira. Ciao Davide, tutto a posto, ti ringrazio. Spero anche tu. Ce la faremo, eh. Ce la possiamo, facciamo. Devo solo tornare a casa e abbiamo finito per oggi, dai. Proviamo ad andare di qua? Aspetta. C'è dell'aria gratis. Ansia fino alla fine, sì sì. Per forza, perché qua non si sa mai quando è che io riuscirò a uscire. Ah, luce! Fatta! 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 L'aria! È la mia isola, yes! Siamo a casa. Siamo a casa, vivi! È ancora un altro giorno. C'è un gatto disperso in mare. Dove stai andando? Vabbè, a che ora stacchi? Adesso. Tempo di arrivare sulla terraferma e ci salutiamo tantissimo, ragazzi. È tardissimo per me. Save the cat. Nah. Mi assomiglia a una pianta subnautica. Sì, beh. Oh, l'acqua, l'aria. A posto. A posto. Siamo arrivati. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare in ritardissimo. Un quarto d'ora di ritardo abbiamo fatto, ragazzi. Prima o poi doveva succedere, Mentadent. Villager aspetterà. Sì, ragazzi, al villager ci pensiamo domani sera. Domani, come sempre, alle 5 è Messica. Intanto vorrei dare una toccatina veloce al letto, così. Per il meme. E dirvi che siamo arrivati al giorno 125. Preciso, preciso, Saremmo arrivati, secondo me, anche al 130. Se non fossimo stati tutto il tempo nel Nether. Però, ora come ora, siamo a posto. Ragazzi, detto questo, ci si stacca perché è finita qui per oggi. Abbiamo fatto un botto, abbiamo fatto 14 giorni, ma solo perché appunto in parte l'abbiamo fatti di là. Ci sta, sono contenta per questo che dovevamo fare. Va bene così. Ragazzi, a questo punto noi di qua ci spostiamo in Just Chatting. Ragazzi di TikTok, se volete passate su Twitch che facciamo un raidino a qualcuno. E se rimaniamo più di 10, perché sennò non possiamo andare da nessuna parte. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di tutto quanto. Ci vediamo domani sera alle 5 e mezza, come sempre. Zombifichiamo questo povero disgraziato e lo dezombifichiamo sempre domani. Ragazzi, vi ringrazio di tutto quanto da TikTok. Ci vediamo domani, se riesco a staccare, che non so come si fa. Ci vediamo domani e ciao ragazzi. Questo era TikTok, come sempre. Mentre per quanto riguarda noi altri, vediamo a chi potremmo fare un raidino. Vediamo, vediamo, aspetta. State qui, non ve ne andate. State fermi. Fermi, fermissimi. A chi possiamo farlo? A chi possiamo farlo? Vabbè, lo facciamo a Marti. Nel dubbio andiamo di Marti, come sempre. Grazie Giovanni. Rimanete ragazzi, mi raccomando. Non so scriverlo, eccolo qua. Mi raccomando, dovete dire sì al raid. Non ve ne andate ragazzi, che andiamo come sempre dalla nostra Marti. Aderite tutti quanti insieme beatamente al raid. Noi ci vediamo domani con la zombificazione e dezombificazione del nostro vilico. A domani ragazzi, ciao.